Open Innovation Summit. Abbiamo un panel di persone particolarmente qualificato e vorrei presentarveli ad uno. Iniziamo da Stefano Mainetti, professore al Politecnico di Milano. Tu insegni? Tecnologie e sistemi informativi, ma soprattutto poi è amministratore delegato di PoliHub, l'acceleratore del Politecnico. Poi passiamo a Massimo Canducci, qua c'è scritto CEO, ma vuol dire Chief Innovation Officer di Engineering. Engineering, penso la conosciate tutti, è un'azienda, grandissima azienda di informatica, possiamo dire? Sistemi informativi. Forse non... Luigi Campitelli, Open Innovation Hubs Lazio Innova, giusto? Laila Pavone, io Digital Magics, conoscete Digital Magics? Investono, accelerazione di startup, giusto? Augusto Coppola, Managing Director di L Venture Group. Rita Casalini è a capo dell'Open Innovation di Ferrovie. Poste Italiane con, scusate se... Carolina, dov'è? Carolina Gianardi, Customer Innovation Hub di Poste Italiane, poi viene dov'è? Alberto Luna, senior partner di Talent Garden, penso che la conosciate, e alla fine Acea, Carmelo, scusami, ma te l'ho detto, Carmelo Gracciafea, Head of People Innovation di Acea, ok? Allora, abbiamo un paio d'ore, siamo partiti un attimo in ritardo, mi scuso. Queste due ore sono organizzate con due keynotes da parte di Stefano e Augusto. Io inviterei Stefano a darci qualche numero sull'Open Innovation. Come sta funzionando, come sta andando, quali sono le frontiere. Prego. Non ancora. Ecco, adesso sì, bene, buongiorno a tutti, grazie mille, grazie per l'invito e per l'opportunità di aprire questo lavoro. Il tema ho cercato di sintetizzarlo nel titolo, dare dei numeri su quello che stiamo osservando che accade oggi nell'Open Innovation in Italia. Mi sono permesso di aver messo due slide prima per raccontare cos'è il PoliHub per chi non lo conoscesse. L'obiettivo è quello di farvi vedere qual è la nostra esperienza concreta nella collaborazione con le grandi imprese, quindi più che parlare di startup in questo momento vorrei anche prenderli e leggere coi numeri nella direzione della collaborazione startup con grandi imprese. Veloci, questi sono i nostri numeri, quello che mi interessa di più far cogliere è che oggi in un incubatore universitario, quello del Politecnico, abbiamo una gran fortuna, ci sono 44.000 studenti che producono innovazione, 4.000 tra professori, ricercatori, dottorandi che studiano lo stato dell'arte e della tecnologia, quindi abbiamo una bella materia prima, oggi siamo riusciti ad avere una comunità di circa 120 iniziative di innovazione, ma vedete là in fondo il numero, 28 sono aziende consolidate, quindi questo è un primo dato vicino a un incubatore universitario dove c'è questa materia prima, questo potenziale di innovazione, si stanno unendo imprese consolidate. Mancava un grande elemento che non, quello dei capitali, l'anno scorso siamo riusciti ad attivare un piccolo fondo dalla dotazione di 60 milioni proprio per favorire il primo tratto di innovazione, quello per far lanciare le start-up, e questo favorisce poi invece un percorso di maturazione anche di collaborazione con aziende consolidate. Un dato, l'anno scorso le startup incubate hanno raccolto 28 milioni di euro, quindi si riesce oggi a provare ad accelerare delle startup. Vediamo il pezzo più avanti del percorso, quindi quando diventano scale up, vedete scale up sono solo 10, quindi qui c'è un primo importante collo di bottiglia, avere scale up, cioè coloro che hanno già raggiunto almeno 1 milione di euro di fatturato e hanno raccolto 1 milione di euro di investimenti, sono molto poche, quindi c'è un collo di bottiglia importante, e poi vedete il collo di bottiglia ancora più grave, quello delle exit, l'incubatore è attivo dal 2000, ma sono state solo quelle che vedete lì, 8 le exit multimilionarie, le altre non le chiamiamo exit, delle volte sono iniziative di acquisizione, ma non sono exit con dei multipli interessanti.
Il secondo concetto importante, ci siamo accorti che la massa critica, ma come è ovvio a livello internazionale, è un fattore critico di successo, e stiamo ampliando il più possibile il distretto di innovazione dove opera il PoliHub, dove operano però anche, ad esempio, i più di 200 laboratori di ricerca e innovazione di un'accademia, cioè lì si creano dei prototipi che possono poi essere trasferiti con la modalità del trasferimento tecnologico dentro spin-off startup high tech. Queste sono innovazioni importanti, sono invenzioni. Selezioniamo solo le invenzioni breakthrough. L'anno scorso abbiamo visto 1154 iniziative, ne abbiamo fatte entrare 70 nell'incubatore, quindi c'è proprio un percorso importante di selezione. Tuteliamo attentamente la proprietà intellettuale. Queste invenzioni poi stanno dentro, hanno bisogno, uno, di diventare un'impresa, due, di trovare del business, e quindi ritorniamo sulla collaborazione con le grandi imprese. Come lo facciamo allora? Abbiamo prima di tutto iniziato a studiare, non va più, ecco, abbiamo iniziato a studiare bene il tema, è il tema ovvio quello dell'open innovation. Oggi anche le grandi imprese, ne discuteremo nella tavola, hanno colto l'opportunità di collaborare, aprire il proprio processo di innovazione con la collaborazione esterna, e degli attori importanti, formidabili, sono le start-up. Vedremo qualche numero in proposito. Non abbiamo tempo per entrare nel merito di tutto quanto abbiamo svolto sui temi dell'open innovation. Vi lascio tre post su Medium in cui ho cercato il più possibile di dettagliare gli esiti della ricerca, e proprio in questo periodo settimanalmente sto postando un contenuto strutturato su quello che sta emergendo dalle ricerche di quest'anno, quindi su Medium, se mi cercate, trovate i contenuti lì. A questo punto lascio all'approfondimento successivo. A livello mondo effettivamente questo è da tempo vero, le grandi imprese collaborano con le startup. Se andassimo a prendere le Fortune 500, più di metà collabora con startup, e quindi lo possiamo dire oggi è una modalità acquisita di fare innovazione. E poi l'ultimo dato, eccolo lì sulla destra, le grandi imprese innovano addirittura il proprio modello di business, la propria struttura organizzativa, acquisendo startup, incorporando startup. E vedete, l'anno scorso, sono 2000, due anni fa a questo punto, nel 2017, sono stati investiti 31,2 miliardi di dollari in acquisizione di startup. Quindi è una modalità di innovazione che parte da alcune sperimentazioni, ma arriva fino all'acquisizione, che poi è quella famosa exit che poi manca nel mercato italiano. Allora, proviamo un po' a vedere cosa abbiamo ragionato, e andiamo a vedere i numeri del nostro mercato. Delle volte va, delle volte no. Ci pensa lei a mandarmelo avanti, per favore? Oppa, slide successiva. Non va. Eccolo. Quando una grande impresa inizia a dire, bene, voglio lavorare con delle start-up, voglio lavorare col mondo degli innovatori, si trova di fronte veramente tanti contatti, tante relazioni da gestire e tantissimi strumenti. Quindi di colpo si inizia a dire, ma cosa faccio? Un hackathon, una call for ideas, faccio uno startup scouting, attivo un pilota con una startup. Vedete quanti sono gli strumenti. Parto con un corporate accelerator, lancio un programma strutturato per acquisizioni di startup con un corporate VC fund e così via. E non è banale riuscire a entrare in questo mondo, un mondo complesso, veramente tanti strumenti, tanti attori, e bisogna fare una certa esperienza. Prima discutevamo, a livello internazionale questa esperienza è un po' più maturata. In Italia stiamo adesso maturando dei contenuti. Allora abbiamo detto, proviamo a lavorare assieme a delle grandi imprese, andiamo a lavorare proprio su questo tema inizialmente culturale, per arrivare a creare una vera e propria community che oggi si occupi del tema di come collaborare in modo virtuoso con le startup. Vi porto i risultati di del lavoro di questa community. Ecco, siamo molto contenti perché abbiamo raccolto l'adesione in particolare delle aziende che sono qua. Abbiamo FS che è il nostro partner, Poste. Quindi vedete i loghi, grandi imprese che ci hanno dato l'opportunità, collaborando con loro, di cogliere anche il bisogno corporate e confrontarlo col bisogno della startup e viceversa. Abbiamo avuto, diciamo, un osservatorio privilegiato. Primo dato che voglio condividere, ma le imprese italiane fanno open innovation? Qui vedete, sono 245 le imprese che abbiamo analizzato. È un campione che non ha validità statistica, perché sono grandi imprese che hanno deciso di aderire a questa ricerca, e quindi è campione deviato perché sono interessate al tema dell'open innovation e delle startup.
Diciamo così quindi che e sono tipicamente aziende di grandi dimensioni, le aziende più attente al tema dell'innovazione oggi guardano le start-up e se vedete un terzo, il 33% adotta iniziative di open innovation e in particolare la forma dell'open innovation che viene chiamata outside in, quindi portano dentro quello che vedono fuori, cercano di utilizzare il valore dell'innovazione esterna per poter innovare i propri prodotti e i propri servizi. E questi sono tutti quegli strumenti che vi ho fatto vedere prima. Vedete, sono utilizzati in vari modi. Il più antico, il più tradizionale, è collaborare con università e centri di ricerca, però vedete già in seconda posizione c'è la collaborazione con le start-up. Cercano start-up un po' più solide, consolidate, non proprio all'inizio, perché uno dei rischi più grossi è che quando l'iniziativa è troppo fragile possa fallire o possa non raggiungere gli obiettivi che poi ci si pone in un piano di lungo termine, però vedete che effettivamente nella direzione di Open Innovation Inbound stanno accadendo delle cose, un terzo lo sta facendo e c'è grande interesse per le start-up. Quella outbound invece è un po' meno utilizzata, perché ovviamente l'open innovation può anche voler dire spin-offare, un corporate spin-off per sperimentare una via di innovazione. Vediamo un po' quali sono le fonti di innovazione che oggi vengono ritenute importanti dalle grandi aziende. Vedete, questo è il percorso degli ultimi 3 anni. Tipicamente l'innovazione viene raccolta dai vendor dell'ICT, dagli incumbent, i system integrator, dalle società di consulenza. Top management spinge l'innovazione, dai clienti esterni e così via, dalle società di consulenza, dicevo. Ecco, se andiamo a vedere cosa sta accadendo e cosa si prevede accada nei prossimi 3 anni, qui vediamo un altro dato molto interessante. Vedete quanto oggi le start-up siano ritenute una fonte crescente di innovazione. C'è una crescita del 138% di interesse. Quindi, vedete, quei meccanismi di collaborazione aperta, di innovazione e in particolare collaborazione con le start-up, li vedete sotto, stanno raccogliendo un maggior interesse, c'è un interesse crescente, quindi dobbiamo fare open innovation e dobbiamo farla bene. Dall'altra parte è un bisogno misurabile, c'è interesse da parte delle grandi imprese. Secondo elemento importante, ma perché è così interessante questa collaborazione? È intuitiva, sono modalità complementari, no, di lavorare. L'azienda ha bisogno oggi di fare ricerca e sviluppo e crescere in modo esterno, perché chiudere l'innovazione in modo interno ti rende troppo lento e troppo costoso. Diversifica le linee di business, arricchisce il proprio sistema d'offerta. Un'innovazione esterna la metti all'interno del tuo portafoglio d'offerta e lo arricchisci. E puoi creare dei progetti pilota di innovazione. La dimensione piccola di una startup dà proprio la possibilità di realizzare dei piloti a costi realmente contenuti. Può internalizzare nuovi profili di competenza, quindi questo è il bisogno dell'azienda. E dall'altra parte, se andiamo a vedere le start-up hanno bisogno di trovare mercato, quindi c'è un interesse, come poter collaborare con una grande impresa è un'accelerazione commerciale. Ti dà la possibilità di ingegnerizzare un'offerta, non stai scalando, hai una collaborazione finalmente delle risorse economiche, riesci a ingegnerizzare un prodotto. E poi ancora inizi a comprendere, a conoscere il business. Molte volte lo start-upper ipotizza esista un business nel futuro, appoggiato a una grande impresa, concretamente lo tocca con mano, ha dei feedback chiari. Ultimo ma non ultimo, la disponibilità anche di capitali, quindi di essere anche investito. Ecco, vedete che effettivamente vista così sembrerebbe una collaborazione virtuosissima, no? Verrebbe da dire, ma perché ci sono delle criticità? In effetti, se andiamo a vedere queste modalità di collaborazione, qui abbiamo estratto le 130 imprese del nostro panel che stanno già collaborando con startup, sono vere. Nella maggior parte dei casi si collabora attraverso la Unit Research and Development, quindi il partner ancora ideale in questo momento è chi fa ricerca e sviluppo. E poi ci sono delle modalità invece di collaborazione un po' più estemporaneo, si attivano delle collaborazioni spot. Circa un quarto dei casi si parla invece di aver individuato un fornitore di lungo termine, cioè finalmente si crea una relazione di più lungo periodo, più stabile.
e poi vedete sotto sotto arrivano le formule meno utilizzate, vedete che l'acquisizione o l'ingresso in equity è ancora poco frequente, sono un caso su 10, casi ancora limitati, c'è poca esperienza in questo argomento. Se andiamo a vedere le difficoltà segnate, perché non si riesce a sviluppare in modo virtuoso, quello che noi stiamo misurando è un tema di comunicazione. La cultura dello startup è così diversa dalla cultura dell'enterprise che non ci si riesce proprio a capire. È proprio un tema che ci si sta confrontando senza uno scambio reale di comunicazione. La paura più grossa è la garanzia di continuità. La startup è esile, se io ho un cliente enterprise e mi propongo con un contratto di servizio non posso fallire, tu sei troppo esile, io corro dei rischi enormi. Il tema della proprietà intellettuale. Tu hai della proprietà intellettuale, adesso vieni qua, lavori qui, però la metti dentro i miei prodotti e servizi. Quindi come si regolamenta questa cessione, questo utilizzo, come viene remunerato? Il tema, uno dei temi più grossi, è come qualificare la startup nell'albo fornitori. Ci sono aziende, qui adesso le sentiamo, aziende di grandi dimensioni che hanno delle procedure, in alcuni casi normate per legge, inserire una startup che non rispetta molti dei parametri che gli albi fornitori prevedono diventa un problema. Accordi di riservatezza, eccetera. Vediamo un po', allora, sono in fondo, cosa sta accadendo? E questo è quello che abbiamo misurato proprio quest'anno. Quali sono le priorità di intervento per rendere meno critiche queste difficoltà? Allora, vedete, prima di tutto è individuare, creare dei ruoli, delle persone che riescano ad avere una cultura più vicina alla startup. Ecco perché funziona così bene questa nostra iniziativa, la Startup Intelligence. Cioè stiamo formando un mindset, le persone che sono qui al tavolo hanno tutte acquisito questo mindset per potersi relazionare e capire lo startup, per capire quali sono i bisogni. Non è un subfornitore di manodopera a basso costo, ma è una persona che sta provando, rischiando del suo, rischiando la sua vita, rischiando il suo patrimonio personale per provare a fare un'iniziativa, a mettere in piedi un'impresa, e tu sei un'opportunità che delle volte sei l'opportunità che può anche discernere tra vita e morte, no? E quindi c'è realmente una relazione che è una relazione particolare da gestire. Secondo è fare scouting. Le startup sono un patrimonio ricco, anche in Italia abbiamo superato le 10.000 come numero, quindi sono un patrimonio molto ricco, individuare quelle giuste. E vedete il terzo, definire dei veri e propri meccanismi di coordinamento per i rapporti di fornitura. E questo qui, che è il percorso tradizionale previsto dal processo degli acquisti di un'azienda, non va bene. Quindi se noi dovessimo attraversare in un'iniziativa di open innovation per una startup il percorso di analisi dei fabbisogni, scouting dei fornitori, qualifica, condivisione delle specifiche, negoziazioni, contratto, questo percorso, che è tipicamente strutturato dentro un'impresa, non è adatto alle startup. Cosa sta accadendo? Noi l'abbiamo misurato, gli incumbent cercano vie per poter superare questi limiti. Uno, passo più estemporaneo, quello che vedete in fondo. Tre, si cerca di muoversi per vie laterali, tipicamente nascondendo la startup dentro un contratto di fornitura di un altro attore. Cioè sono un po' sotterfugi, però almeno si riesce in qualche modo ad attivare una collaborazione. Oppure qualche passo metodologico, per dei proof of concept si dice: guarda, fai questo POC gratuitamente, qualora ciò accadesse c'è un success fee, quindi si trovano formule di contratto un po' più innovative. La via più solida è quella che stiamo già misurando e nel 30% delle grandi aziende è attiva, è quella di creare dei veri e propri fast track, cioè dei percorsi particolari di collaborazione. Vi do gli elementi cardine e concludo. No, prima di tutto l'accreditamento. L'accreditamento, quando si valuta una startup, esce dalla tradizionale funzione acquisti, ma rimane invece nella funzione ricerca e sviluppo. Abbiamo detto che è l'interlocutore chiave per la startup, la persona che si occupa di innovazione, chief innovation manager, research and development executive e così via, è lui che si fa carico anche del percorso di accreditamento della startup. E cosa va a vedere? Non tanto i parametri economico-finanziari, il fatturato degli ultimi 3 anni, ci siamo costituiti l'anno scorso, non ho il fatturato degli ultimi 3 anni, quanto fai di EBIT, perdo un sacco di soldi, sto investendo, ma si va a vedere parametri invece tipicamente di valutazione della startup, l'integrità dell'imprenditore, quanto sono seri, capaci, qualche progetto già fatto, no? Sono questi poi quei parametri che ti permettono di cogliere la solidità dell'azienda.
Il processo di fatturazione e pagamento è un elemento critico. La startup deve raccogliere investimenti, non ha capitale circolante, tipicamente fa fatica. Se i pagamenti seguissero il tradizionale, che ne so, 90 giorni fine mese data fattura, le risorse economiche non permetterebbero la sopravvivenza della startup e quindi si cambia il processo di fatturazione e pagamento. Mitigazione dei rischi. Il rischio è quello che la startup vada in difficoltà, non sappia scalare, quindi magari cessi o comunque non sia capace di seguire il percorso di collaborazione. Allora in quel caso però cede la proprietà intellettuale che può essere ceduta, ci sono degli asset che possono essere ceduti, ci sono delle persone che possono migrare, quindi si scrivono delle regole che regolamentano anche il lato più rischioso di questa collaborazione. Fino agli ultimi due livelli, che sono livelli molto interessanti, sviluppare dei veri e propri accordi di co-sviluppo e accordi commerciali. L'incumbent al mercato, ai clienti, è capace di dare grande visibilità all'innovazione di una startup e quindi sono in qualche modo un tuo acceleratore commerciale, ti appoggi su un mio asset, a questo punto scriviamo un accordo per remunerare correttamente anche questo valore che viene trasferito alla startup. E fino a, nei casi migliori, arrivare a accordi di ingresso nel capitale delle startup. Ecco, questi sono gli elementi chiave per una fast track. Io sono qua, ci ho tenuto a fare questo intervento, un po' anche stimolato dalla presentazione che ci sarà fra poco, di un manifesto che cerca proprio di sensibilizzare gli incumbent su queste modalità che ritengo siano virtuose nella collaborazione tra imprese e startup. Grazie. Una domanda, hai parlato di Fortune 500, hai messo un po' di statistiche, hai detto che metà di queste ormai collaborano con startup, hai fatto vedere un po' i principali processi, modalità di collaborazione con startup, ma in quello che tu riesci a vedere, quante volte queste collaborazioni sono mirate a migliorare un po' il prodotto, innovazione incrementale, miglioro un po' il prodotto, miglioro un po' il mio processo interno, miglioro alcune cose, e quante volte invece è un elemento strategico per trovare un futuro nuovo all'azienda? Sappiamo che Fortune 500, la vita media di una Fortune 500 negli anni 60 era di 75 anni. È previsto per il 2030 che la vita media di una Fortune 500 sarà meno di 20 anni. Quindi vuol dire che le aziende nascono e muoiono molto più velocemente. E quindi queste strategie possono essere l'opportunità di creare una seconda wave. Ok? È così, allora è il tema, hai toccato il tema critico. Le prime collaborazioni sono un po' più estemporanee, collaborazioni che abbiano un impatto strategico richiedono l'azienda abbia maturato un piano strategico, perché abbia delle posizioni organizzative, che abbiano delle risorse economiche in un piano pluriennale per investire nell'open innovation. Oggi stiamo iniziando, non ce ne sono molte, anzi se il prossimo post che farò su Medium fa proprio vedere qual è la misura di indicatori di efficacia di innovazione e di strategia di innovazione. Il tema è proprio questo, è la grande sfida che il nostro sistema paese oggi deve avere. Il dato che fa capire come funziona il mondo è quello della Kauffman Foundation, ha misurato negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni le grandi aziende strutturate mediamente perdono 1 milione di posti di lavoro l'anno, ma le startup ne creano 3 milioni l'anno. È una collaborazione che è inevitabile, da una parte c'è un'energia vitale di innovazione continua e dall'altra parte c'è chi fa execution, exploiting di prodotti e di servizi e genera valore. È solo l'unione di questi due mondi, quindi una collaborazione virtuosa che sviluppa quello che è il rinnovamento di una classe imprenditoriale di un paese e il rinnovamento anche di prodotti e servizi. La nostra nazione sta correndo rischi enormi. Dico ancora un dato, chiudo con una cosa negativa, triste, però per esperienza quello che ho visto nel Polyhub, collaborazioni incumbent con startup sono pericolosissimi, in più di un caso ha portato al fallimento della startup, quindi ci sono anche approcci, non sono magari predatori definiti ex ante in quel modo, ma che diventano molto pericolosi per la startup proprio per le difficoltà di ragionare in un'ottica di lungo termine. Certo. Grazie mille Stefano. Augusto, come appena detto Stefano, una Fortune 500 e grandi società, la loro mission è eseguire un modello di business già determinato. Come si dice di solito, le startup invece sono dedicate a cercare un modello di business.
e non per nulla tra i problemi di relazione tra azienda e startup, Stefano ha detto che il principale problema è comunicare. Pare che non si capiscano. Che ci puoi dire a riguardo? Ci proviamo. Si sente? Ok, perfetto. Vediamo se funziona anche questo attrezzo. Quello verde, ce n'è uno grosso verde. Dietro, devo tornare indietro. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Augusto Coppola e sono il Managing Director di tutte le attività che L Venture Group opera con il brand Luis & Labs. Mi scuso, non ho un ritorno, per cui ogni tanto devo guardare dove sto sostanzialmente. Allora, banalmente, che cos'è L Venture Group? L Venture Group, la faccio semplice, è un fondo di venture capital che in Italia è quotato in borsa, è quotato alla borsa principale, all'MTA. Secondo tutte le statistiche internazionali è il fondo di venture capital più attivo nel nostro paese. Il più attivo non significa né il più grande né quello che dà più soldi, ma semplicemente quello che fa il maggior numero di operazioni sopra una soglia che è ritenuta significativa dalle statistiche internazionali. Investiamo circa in 20 startup l'anno, una cifra che gira intorno al quarto di milioni di euro. Questi sono i numeri in estrema sintesi del nostro fondo. Più o meno, come vedete, noi in 5 anni abbiamo investito poco più di 13 milioni, per ogni euro che noi investiamo altri privati investono 3 volte la nostra somma. Quindi complessivamente oggi abbiamo oltre 60 startup nel nostro portafoglio che hanno raccolto più di 49 milioni generando più di 1000 posti di lavoro veri nel nostro paese. Luis & Labs è semplicemente un brand name, io sono il managing director, quindi una cosa che non esiste, è come il fornetto Algida, e semplicemente è un incontro fra L Venture Group e l'Università Luis con il quale si è deciso di erogare una serie di cose, tra cui programmi di accelerazione per le start-up. Io personalmente 20 anni che sto in questo mondo, ho fatto per 10 anni l'imprenditore di startup e ho avuto esperienze sia di grandi successi che di grandi fallimenti e sono 10 anni che mi occupo del mondo del venture capital. Sia nelle mie startup che come venture capital io ho investito quasi esclusivamente in startup business to business, ok? Quindi startup che partono e vogliono vendere alle aziende e quindi in questi 10 anni ho visto un sacco di startup. Allora, prima di andare avanti però vi spiego che cosa intendo per startup in questa presentazione. Questi dati che vedete alle mie spalle sono i dati ufficiali della quotazione di 2 ex startup, una è Facebook e l'altra è Google. Vi invito a notare alcune cose, vedete la curva nera? La curva nera indica come è cresciuto il fatturato di quelle aziende in 5-6 anni. Prendiamo Facebook, così ne facciamo uno a caso, così anche... Sapete questa storia che Facebook in Italia non sarebbe nata perché nessuno gli dava i soldi, perché quelli non facevano soldi? Ecco, Facebook 2 anni dopo che è nata, nel 2006, fattura 48 milioni di dollari. Ok? Bene, 5 anni dopo però fattura 3,7 miliardi di dollari, è cresciuta di 80 volte. Ora, si tratta di start-up digitali, che sono quelle di cui mi occupo io, parlo esclusivamente di startup digitali early stage, ok? Benissimo, che cosa spende, in che cosa investe una startup digitale? Investe in personale. Se vedete la curva nera e la confrontate con la curva blu, che è la curva di come cresce le spese di personale, vi accorgete che queste due curve si stanno allargando sempre di più, le vedete? Significa sostanzialmente che ogni dollaro investito in Facebook rende sempre di più. Ok? Scalare startup significa questa roba qua, significa non soltanto far crescere di 80 volte il fatturato, nel caso di Google 200 volte in 5 anni, ok? In quel periodo, ma significa sostanzialmente che ogni dollaro investito rende marginalmente sempre di più e queste due curve si aprono. Per startup io oggi intenderò questa roba qui, in questo discorso, quindi aziende digitali, che è il mondo da cui arrivo io sostanzialmente, che hanno la potenzialità di fare questo tipo di scalabilità e che però dopo 3, 4, 5 mesi che esistono vogliono vendere alle aziende. Questo è il contesto nel quale mi muovo ed è in questo contesto che ho notato che ci stanno un sacco di problemi, ok? E quindi cercherò un po' di spiegare quali sono questi problemi. Ringrazio Stefano che prima ci ha spiegato quali possono essere, quali sono i problemi da un punto di vista dei processi e sono estremamente importanti. Stefano ha poi anche accennato a un problema di mindset e così via, che sarà un po' il focus della mia presentazione. Perché le aziende, le startup collaborano? Essenzialmente per due motivi. Il primo, l'abbiamo appena visto, la necessità di open innovation, e la seconda perché a volte le startup hanno un prodotto che vende alle startup, alle aziende, cioè gli serve quel prodotto. Allora, cominciamo dalla parte di open innovation. Come sapete, quello che sta accadendo in giro per il mondo è che il tempo nel quale le aziende riescono a
competere. Ciao, quando ci guardate, ok, nel tempo che le aziende riescono a competere sul mercato si sta sempre più riducendo, cioè in altri termini la competizione globale, i nuovi sistemi bla 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 hanno una pressione competitiva sulle aziende, per cui le aziende hanno imparato una cosa fondamentale, quale? Che non è più possibile fare innovazione come si faceva una volta al proprio interno, bisogna aprirsi fuori, perché lo spiega molto bene questa frase di Bill Joy. La spiego insieme a sé. Bigia dice: non ha importanza che azienda sei, la gente più figa al mondo non lavora per te. Punto. Fine. Non ha importanza come vi chiamate Telecom, Enel, Facebook, Google, come vi pare a voi, la gente più in gamba al mondo non lavora per te. E siccome questa gente oggi sta lavorando in maniera effettiva sugli stessi cose che tu stai facendo, hai due possibilità: o decidi di sfidarli, non è una buona idea molto saggia, oppure, seconda prova, provi a portarli al tuo interno, ok? Questo significa sostanzialmente che in qualche modo sei costretto un po' a perdere il controllo nel processo, non è più come una volta, eh? Ma un'altra cosa che le aziende hanno imparato, o almeno teoricamente hanno imparato, è quella che vedete, non so quanti di voi conoscono Brian Acton, vedete? Quello è un tweet in cui dice: sono stato a Twitter, non mi hanno preso, ho fatto il colloquio, non mi hanno preso, ma chi se ne frega, intanto ci vuole un sacco di tempo ad andarci a lavorare, l'ha scritto, lo vedete? A maggio del 2009, poi ad agosto del 2009 ha scritto: manco Facebook mi ha preso, è una grande opportunità, che peccato, non vedo l'ora però di vedere che cosa mi accadrà, ok? 3 anni dopo Facebook ha comprato l'azienda di questo ragazzo, ok? Questa azienda aveva 13 persone, fatturava zero e l'ha pagata 1 miliardo, secondo me gli conveniva assumerlo, ok? Ora, però vorrei spingervi a pensare per quale caspita motivo Facebook compra un'azienda di 13 persone e la paga 1 miliardo. Mi ricordo quando è uscito in Italia tutti quanti a dire: è una mossa pubblicitaria, questi americani non sanno come spendere i soldi, sono dei fregnoni, vuole comprare dei brevetti, ok? A dimostrazione che veramente nessuno capisce una mazza di Open Innovation. Pensateci un attimo, provate a pensare che sarebbe Facebook oggi e che cosa sarebbe il mercato dei social network se Facebook non avesse comprato Instagram. Ok? Ora, quando si parla di queste cose però, ci sono delle aziende anche in Italia che cominciano a fare Open Innovation. Che cosa fanno? Hanno dei colpi di genio, tipo: supporto le start-up in Israele, in Silicon Valley, in Cina, dove caspita gli pare a voi, basta che non in Italia. Io non ho nulla in contrario con questo approccio, purché è chiaro che cosa stanno facendo. Stanno ponendo le basi per spostare i loro headquarter dall'Italia a un altro cavolo di posto. Oppure hanno deciso di morire più lentamente. Non ci stanno altre cose, perché se voi, grandi aziende, non siete disposte a collaborare col territorio, significa con le start-up, con gli incubatori, gli acceleratori, le università, i centri di ricerca, banalmente state pianificando di morire, perché senza i talenti, senza le persone, senza le idee, senza la competizione, senza gli stimoli che ci stanno lì, non andrete da nessuna parte, perché il giorno che avete bisogno di assumere qualcuno, non lo trovate. Perché non ci saranno più le idee, non ci saranno più i talenti, non ci saranno più know-how. Un giorno che dovrete prendere qualcuno alla concorrenza, non lo prendete. È chiaro? Per cui, se si vuole fare Open Innovation, significa sostanzialmente che uno decide dove vuole stare e lì fa Open Innovation. In altri termini, senza il necessario aiuto di giovani aziende, di giovani persone, di giovani aziende non significa necessariamente di persone giovani, che ci vengono a rompere le scatole con i loro giochi, ogni sistema è destinato all'obsolescenza e a morire. Non ci sono eccezioni a questa regola, ok? A me farebbe piacere che qualcuno lo capisse. Oppure, se volete, fare il guardone, vedete qua la zebra, fare il guardone dell'innovazione dell'altro magari è pure divertente, ma certamente è pericoloso, ok? Allora, un altro motivo per cui le aziende cominciano un po' a occuparsi delle start-up è perché si è scoperto che alcune grandi aziende sono start-up. Qui vedete il pelato che si chiama Jeff Bezos. Jeff Bezos dice che lui dice che il posto dove va a lavorare si chiama Day One, il suo ufficio si chiama Day One. Lo sapete che significa? Significa che lui dice: Amazon è una start-up, io tutti i giorni vado a lavorare in un'azienda che è il primo giorno che sta sul mercato, è il primo giorno che ci lavoro. Ecco perché si chiama Day One, è una start-up Amazon. E vedete che dice? Dice: se fosse day two, se mi alzo la mattina e penso che è il secondo giorno, è la stasi seguita dall'irrilevanza,
seguito dal dolore pazzesco del declino, seguito dalla morte e così via. Lui dice: guarda che se tu non gestisci la tua azienda con una startup, muori. Allora, se Amazon la gestita in questa maniera, ho il sospetto che anche qualche azienda italiana potrebbe essere gestita in questa maniera. E questo, e con questo ho terminato di dire la mia sulla Open Innovation. Ora passo sul resto. Le aziende, d'altra parte, vanno dalle startup non solo per fare Open Innovation, ma perché magari questi hanno un prodotto interessante. Allora, come si fa a creare una collaborazione fra startup ed aziende in questo ambito? Qui vedete il framework che penso sia accettato da tutti e che prevede al primo passo, e prima ne parlava Stefano, che le aziende devono capire le startup e in che modo differiscono. Ora, quando uso la parola startup, non la sto, capire come funziona Facebook è abbastanza facile, ma che succede se mi arriva una startup e ha 3, 4, 5 mesi di vita? Ok? E allora lì scopriamo che c'è un grosso problema, perché quando dico una cosa forte la faccio dire dagli americani, perché se la dico io, ha detta Coppola, ma te pare. Se la dice, ops, se la dice Chris Dixon o qualcun altro è figo. E lui dice, le grandi aziende di startup early stage non ci capiscono una mazza. Ok? Che è esattamente la mia esperienza. E adesso cerco di spiegarvi perché. E il motivo è molto semplice, perché le startup early stage sono controintuitive. Tutte le cose che avete imparato in azienda e che sono fondamentali per far funzionare l'azienda, senza di quelle non paghiamo gli stipendi, non vorrei, don't get me wrong, ok? Quella roba lì è fondamentale per far funzionare l'azienda, ma quando si entra nel mondo delle startup, quella roba lì non serve più a niente. E ora cerco di spiegarvelo spiegandovi come funzionano le startup early stage. Allora, cominciamo a dire che in Italia non sappiamo manco come si scrive la parola startup. Start, spazio, app, start, trattino, app, startup, tutto attaccato. Start, spazio. Grazie, grazie mamma. Bene, la cosa molto semplice è che sostanzialmente a livello internazionale tutti lo sanno che startup col trattino è una parola sola e start spazio app è un verbo, che è la prima cosa strana, perché noi in Italia start spazio app un'azienda è diverso da start spazio app una startup, sono due concetti differenti. E uno dice, come sono due concetti differenti? Io leggo sempre che una startup d'altra parte non è che una piccola azienda. Sì, per te che sei un somaro, ma per tutto il resto del mondo la differenza che ci passa fra una startup e una piccola azienda tradizionale è la stessa differenza che ci passa fra il rugby e il football americano. Sembra la stessa cosa, ma non lo sono affatto. Ci sono, c'è un signore che è diventato ricco facendo questa roba qui, ok? Allora la domanda è, ma allora che è una startup? Faccio rispondere da un altro americano famoso che dice, una startup è un'azienda, tranne per tre piccole cose. A, non ha capito cosa si vende. B, non ha capito a chi lo vende. C, non ha capito come ci si fanno i soldi. Allora, io è più da 20 anni che faccio questa roba qui e questa è la definizione più corretta di startup early stage che conosco. Allora, voi lo capite che se una startup è una roba che non ha capito cosa vende, a chi lo vende e come ci si fa i soldi, è difficile che sia una piccola azienda tradizionale. No, se io apro una pizzeria a taglio, una società di consulenza, un ufficio di supporto fiscale, queste cose le so. Ok? Allora cominciamo a capire che ci sono un po' delle differenze. E questo che cosa porta a questa conseguenza? Beh, una delle conseguenze è che il business plan serve una mazza. Se non so a cosa vendo, non so a chi lo vendo e non so a come faccio i soldi, ma che è il mio business plan? Parlo sempre di startup early stage, don't get me wrong, dopodiché diventa importante, ok? Ma all'inizio non c'è perché non lo sanno, non possono, a meno che si mettano a fare astrologia, ok? Che però è poco interessante per molte startup. Naturalmente questo porta a una serie di conseguenze. Una delle conseguenze, scusate, non mi ricordo in che ordine sono montate le slide, perché questa cosa accade? Ma perché le start-up che fanno quei livelli di scalabilità là, quelli che abbiamo visto prima, ok? Quelle che cambiano il mondo, che cosa stanno facendo? Stanno spiegandoci come sarà il mondo nel futuro. Stanno sostanzialmente spiegando a quale mondo ci porteranno i trend che oggi sono in atto. Parlare con una startup è parlare con qualcuno che ci spiegherà come sarà fatto il mercato fra 18 mesi, fra 2 anni. Significa sostanzialmente che qualcuno che, la metafora che uso sempre è avere davanti a noi un paesaggio nebbioso, che è il mercato, ok? Ci sono, riusciamo a riconoscere i profili, i campanili, le cose, ma solo quando la nebbia si alza riusciremo a distinguere con chiarezza le cose. È esattamente come fa una startup. Una startup, diciamo, di quelle che dico io, semplicemente ha una visione di questi campanili e ci dice cosa succederà quando si alza la nebbia. A volte ci azzecca, spesso no, ma il punto cruciale è che questo è l'ambito nel quale ci stiamo muovendo. Okay? Sento dire spesso che una startup risolve un problema che loro hanno adesso. Non è vero, cioè non so come spiegarla questa cosa qui, ma diciamo risolve un problema che ci sarà fra un po', perché se un problema è un problema che io ho adesso,
Lo vedo io, ma c'è il rischio che lo veda Facebook, lo veda Google, lo veda la Pfizer, lo veda Netflix, tutta gente che già sta sul mercato, e vi posso assicurare che non so più scemi di me. Ok? Quindi l'unica speranza che hanno le startup è quella di vedere una cosa un attimo prima che la vedano gli altri e venircela a raccontare, ma questa cosa inevitabilmente è poco precisa. Ok? Tutte le startup che ho fatto io all'inizio, quando andavamo a raccontarle, la gente si ammazzava da ridere. Ma non perché una ha pure fatto i soldi, ma banalmente perché stavamo raccontandogli una cosa che vedevamo prima che diventasse evidente a tutti. Tutto lì. Ora, se io sto parlando di un mondo, di un mercato che arriverà fra un po', è inevitabile che io non abbia, quando l'azienda che invece è capace di ragionare su fatti, dati, numeri e così via in maniera chiara, è chiaro che parlando con la startup early stage comincia a avere un problema, perché dice questi non sanno di che parlano, non sanno come fanno i soldi, non sanno, e non sanno manco convincermi veramente di una visione di lungo periodo. È ovvio, gli manca, sono come me quando mi tolgo gli occhiali. Ok, ci vedo, Stefano vagamente lo riesco a vedere, io so che c'è lì davanti che ridacchia, ma io non ci vedo una mazza, eppure lo so che c'è gente davanti a me. Ok? Allora, per gestire progetti di questo, con questo livello di come si dice, randomness, aiutatemi, di roba che non si sa, scusate, abbiate pazienza, bisogna usare tecniche di gestione differenti. Queste tecniche di gestione si chiamano tecniche lean, sono riassunte da questa slide, non ve le spiego, ovviamente non c'è tempo, ammesso che sia in grado di farlo, ma lo vedete? Le tecniche lean partono dal fatto che quando crei un'azienda, quando crei una startup, la prima fase si chiama customer discovery. Se non sai chi sono i clienti, li devi scoprire. Ok? E lo vedete, c'è un cerchio, perché dice che è una fase ciclica, ti sembra di averlo capito, poi ti accorgi che ti sei sbagliato, ti sembra di averlo capito e così via. E ci riprovi. Poi, una volta che ti sembra di aver capito chi sono questi clienti e che esigenza sei, fai la customer validation, cioè cerchi di capire, ma lo vuoi questo affare, lo paghi? Ok? Generalmente ti accorgi che non c'hai capito una mazza, ritorni indietro, quello si chiama pivot, significa tengo ferme tutte le cose che hanno dimostrato funzionare, butto quelle che funzionano e ci riprovo. Lasciamo stare il resto perché non riguarda le startup early stage. Queste tecniche stanno ormai uscendo dal mondo delle startup, stanno entrando in aziende. Se io dovessi dare un consiglio a delle persone che cercano lavoro, diventate lean expert, fra qualche anno vi troverete lavoro con facilità. Ma un altro problema è che un sacco di aziende cominciano a fare confusione fra creatività, innovazione e lean. Cioè vengono da me e mi dicono, sai, ci servono delle nuove idee. Allora, cerchiamo di capire. Creatività è la capacità di generare nuove idee potenzialmente utili, perché a tirar fuori idee sceme siamo capaci tutti, ok? Perfetto. Questo significa creatività. Innovazione è una cosa differente. Innovazione è come faccio a estrarre valore da queste idee potenzialmente utili. Lean significa come faccio a fare innovazione quando ho poche risorse, poco tempo, pochi soldi e poche persone. Sono tre concetti differenti, li dobbiamo capire perfettamente. D'altra parte non sono concetti strani, a tutti voi suppongo che pensate quando una persona è creativa e poco pratica. Succede. Creativo è una cosa, innovatore è un altro, lean è un'altra ancora. Ora, un'altra cosa che colpisce le aziende è che questa roba qui viene fatta a velocità folle. Prima Stefano ci spiegava quanto è importante per una startup muoversi molto rapidamente. Molto rapidamente, ok? Per darvi un'idea, nel mio programma di accelerazione le startup hanno 2 settimane... non per pianificare che faranno, ma per aumentare il valore dell'azienda. Cioè se ogni 2 settimane il valore della pianificano, eseguono, raccolgono risultati e mi dimostrano che il valore dell'azienda è cresciuto, altrimenti gli taglio la gola. È facile, diciamo, è facilissimo far funzionare queste cose, basta minacciare di morte e farlo. Ok? In 2 settimane questi fanno dei cicli in cui cresce l'azienda. Quindi si muovono a velocità folle. E perché si muovono a velocità folle? Perché sostanzialmente fare degli errori è previsto. Un altro errore, concetto fondamentale è questo di Reidmoffman, che dice, guarda, non ci pensa troppo, perché se la prima versione del prodotto che tu hai lanciato non ti ha imbarazzato, hai lanciato troppo tardi. Lo seguite? Benissimo, un sacco di gente ha letto questa roba qui e arrivano e lanciano prodotti che non stanno in piedi. E l'ha detto Reidmoffman. No, Reidmoffman ha detto una cosa differente. E per farvelo capire vi faccio parlare da Sam Altman, che dice che è facile andare veloci ed è facile avere qualità alta, ma se fate una startup dovete fare tutte e due cose. Quindi non è che uscite con dei prodotti buggati. Hoffman quello che diceva è che la prima versione del vostro prodotto sembra talmente banale che uno dice, ma hai fatto questo, hai fatto il bottone ok? E quello sì, ma guarda quanto è figo.
funziona così. Allora, come si fa a fare tutta questa roba? Pensateci un attimo, come si fa a fare andare velocissimi, a fare roba di qualità elevata e a confrontarsi col mercato? Banalmente basta fare cose molto, molto piccole. Il segreto delle startup è questo, fanno cose molto piccole, tu se le guardi ogni volta ti sembra che non stanno facendo nulla, è tutto lì. Questa roba ha un nome, si chiama concetto di minimum viable product, che significa sostanzialmente, qui lo vedete la metafora, che se la startup viene a parlarci che fa un'azienda di trasporti che va da A a B e tu gli fai, fammi vedere il prodotto, si presentano così, ok? E tu dici, ma che c'entra con quello che mi hai detto? Sto a risolvere il problema? Sì, poi alla volta, ok? Un altro concetto che sembra strano alle aziende è questo qui, che parlano con le startup early stage e gli sembra che hanno delle nicchie di mercato microscopiche. E il concetto base è che quando si fa una startup early stage si inizia prendendo una nicchia di mercato la più piccola possibile, che significa qualcosa però, perché la nicchia dei miei genitori non è una nicchia che significa qualcosa, ok? Una nicchia di mercato è una roba piccola ma che significa qualcosa, che ne so, tutte le mamme di Roma, ok? Che voi potete facilmente testare e a cui dovete fornire un servizio pazzesco. Se voi vi concentrate su piccole nicchie di mercato che potete facilmente raggiungere, a cui offrire un servizio pazzesco, riuscite a fare cose incredibili. Avevo preparato un esempio, ma mi hanno tagliato il tempo, per cui lo salto. In altri termini, un'altra cosa che colpisce le aziende è che loro hanno in mente queste startup che scalano, lo ricordate? Ho esordito così. Ma poi ci parlano e si accorgono che hanno nicchie piccole, con prodotti semplici, ok? In cui i founder fanno loro le cose. Cioè il founder va in a casa tua e ti installa il computer, la sera viene il latte e scrive, caro, te, tu gli mandi un, ti risponde, c'è cioè, o dall'azienda, grazie, mi hai risposto, dici, ma questi come fanno? Questi non scalano, è il business model che scala, l'azienda che si scala, sono tre persone, hanno 20.000 euro, stanno a Tor di Valle, che cazzo si scalano? Ok? Quello che fanno è che sostanzialmente fanno loro il servizio, sono loro che all'inizio vivono l'esperienza del cliente, perché l'esperienza del cliente è fondamentale. Ve li faccio alcuni esempi? Ve li faccio vedere nelle slide? Voi non li vedrete mai. Allora, facciamo un esempio quanto è importante il packaging, ok? Supponete di fare una startup nel campo dei giocattoli, oppure di fare lanciare dei pannolini nuovi, Andrea? Se fate queste scatole qua, vendete? Lo vedete Ken? Lo vedete il cavallo? Ma secondo voi quella scatola lì la vendete? Secondo voi se fate la scatola e non siete i Pampers con quei pannolini messi così, ma secondo voi li vendete? Allora cominciamo a imparare che nelle startup tutto è importante, la startup deve occuparsi di questa roba, ma non basta occuparsi di questa roba, la startup deve pure capire come il cliente usa il prodotto. Facciamo un esempio pratico, supponete che vendete delle paper clips per bambini, le mamme li comprano perché il bambino ha forma di osso, è carino, c'ha il cagnolino, poi la gente lo usa e non è che c'ha lo stesso successo che ci aveva prima, non so se lo vendete. E secondo me non lo vendete perché la gente usa i prodotti in maniera differente da come ve lo aspettate. Oppure ammettiamo che fate dei fantastici vestiti da donna con dei fantastici fiori marroni. Poi la gente se li compra, se li mette e poi improvvisamente smette di usarli. Perché? Ci siete? Allora, le start-up hanno questo tipo di rapporto con i clienti che deve essere intimo, altrimenti non capiscono che cosa sta succedendo. Questo lo salto. L'altra cosa che volevo dirvi è che le aziende hanno difficoltà a capire le startup perché si immaginano che le startup vengono fatte da persone di esperienza e a volte arriva gente senza molta esperienza, e la cosa che si scorda sempre è che l'esperienza è importante per crescere. Vi do un numero, l'80% dei founder di una startup vengono rimossi dagli investitori fra il cosiddetto serie A e il serie B, quando la startup comincia a crescere. Quando la startup comincia a crescere gli investitori fanno ok, toglietevi di mezzo, mo mettiamo quelli bravi. Perché l'esperienza serve per crescere, non per partire. Per partire c'è il rischio che più esperienza ci avete, meno partite. Perché sapete tutti i motivi per cui una cosa non si può fare. Ok? Questa è una slide che faccio sempre, che è diventata famosa. Perché questa cosa, la gente che noi tendiamo a dimenticare, la differenza ci passa fra fare, finisco in 25 minuti, non ti preoccupa, c'ho il tempo qua davanti. Perché la differenza ci passa fra fare il 101% e fare il 99% tutti i giorni. Questi sono i due numeri, vedete, sembra che fare 101 e 99 sono la stessa cosa, ok? Tutti siamo capaci a fare il 101% di più del giorno prima, quando andate in palestra.
Quando andate in palestra, che fate? Primo giorno una flessione, secondo giorno una flessione in antichia, terzo giorno una flessione in mezza, ok? Diamo il 101% di quello che abbiamo fatto il giorno prima, ma al lavoro è difficile, perché anche per noi è difficile capire quando stiamo facendo il 101%, ok? Nessuno dopo una settimana che facciamo il 101% ci dà la pacca sulla schiena, nessuno ci dice, nessuno compra il nostro prodotto, ma il problema è perché siamo miopi, perché se lo facciamo per tutto l'anno, per un anno, la differenza è fra fare 40 volte le cose che avremmo fatto se avessimo fatto il 100% tutti i giorni e non fare niente, fra provarci e non provarci, fra chiacchierare e fare le cose. Le aziende queste cose le devono imparare, devono prendere questo mindset, ok? Perché sono le persone che fanno la differenza. Questa è la fotografia di Jeff Bezos quando stava in Amazon all'inizio, è famosa questa fotografia, gliela facevano perché tutte le sere uscivano dal lavoro, pigliavano in giro e lui rimaneva a lavorare. E quello è Jeff Bezos oggi. È più diventato più bello, non so se lo notate, ok? E quindi, se volete saperne di più, io chiudo, venite a trovare. Noi stiamo alla stazione Termini, in un posto fantascientifico, per chi non c'è mai stato non sapete proprio che caspita, cioè un posto, se arrivate là fa, cacchio, ok? E sarà un piacere continuare a parlare con voi, è stato un piacere, ciao, meno di 25 minuti. Pronto? Mi avvii il microfono? Pronto? Vabbè, pazienza, parlo qua. Grazie mille Augusto, dove sei? Quindi c'è questo problema di comunicazione tra azienda e startup, ma è normale che sia così. Hanno due profili motivazionali totalmente diversi, ci hai detto. Chi lavora in azienda ha come problema motivazionale il riconoscimento e la sicurezza. Lo startup vuole potere. Essere potere in senso inglese, I can, sono capace di fare, ok? Quindi c'è un reale problema e i problemi si affrontano quando c'è un reale valore, ok? Quando c'è un potenziale valore che io posso cercare in una startup. E questo che vorrei discutere con tutti voi, anzi invito anche Luciano, vieni, Gianmarco, poi Gianmarco da qualche parte, così ci siamo tutti. Sì, dai, grazie mille, così c'è un... Beh, eccolo là Gianmarco. Io per ripartire con ognuno di voi cerco di riassumere un attimo quello che hanno detto sia Stefano. Cioè sostanzialmente Stefano ha detto ok, ricerca e sviluppo troppo costosa, tempi troppo lunghi, il mercato è veloce, devo cercare modi di andare più veloce per stare sul mercato e trovare nuovi elementi. Quindi devo adottare strategie di innovazione open innovation. Vi leggo il manuale delle strategie di Open Innovation e scopro che posso investire in una startup, posso collaborare con una startup, posso acquisire una startup o posso decidere di incubare idee internamente, che poi è quello più difficile perché è la modalità che richiede più cambiamenti interni all'azienda. Contemporaneamente, se i centri di ricerca e sviluppo ormai sono troppo costosi e devono essere sostituiti da altra, perché comunque devo stare sul mercato e trovarmi un futuro, devo far funzionare bene queste nuove strategie. Ma quanto queste strategie sono qualcosa di tattico, cioè scusate, questi approcci all'innovazione sono gestiti all'interno delle vostre realtà in termini tattici o in termini realmente strategici in questo momento? Quindi soprattutto adesso parlo per chi sta in azienda, rispetto perché saranno due visioni diverse ovviamente tra eccetera. Cioè quanto in questo momento questo cambiamento tra la vecchia ricerca e sviluppo eccetera e questa collaborazione è ancora percepito come un elemento sperimentale o è già percepito come un elemento strategico, quindi all'attenzione della proprietà? Due esempi che facevo prima. Ma se funzionasse questo microfono... Pronto? No. Vabbè, parlo qua ancora. Funziona quello? Di un paio di settimane fa la proprietà, gli azionisti di Huawei hanno cambiato direzione, hanno chiesto agli amministratori delegati del gruppo che in 10 anni vogliono decuplicare il loro valore con nuovi business, ok i telefoni, ok i condizionatori, ok altre cose eccetera, vogliamo trovare nuovi business e decuplicare il nostro valore in 10 anni, dategli da fare guardando all'esterno, non sappiamo ancora come fare
ma dobbiamo farlo, vogliamo che venga così. Philip Morris, che a parte che sta investendo sempre di più nel Lycos, eccetera, completo pivot, dice: ma la sigaretta che cos'è sempre stato? Uno strumento al servizio del benessere. Lasciamo stare che poi porta il cancro, però se fumi una sigaretta in quel momento stai un po' meglio. In 7 anni loro vogliamo moltiplicare per sé il nostro valore, diventando una wellness company. Come portare le persone, vogliamo far star meglio le persone in qualche maniera e quindi soddisfare la nostra missione aziendale. Come lo facciamo non lo sappiamo ancora. Quindi il tema è: come approccio queste strategie di Open Innovation ad oggi in maniera più tattica, o percepisco il loro potenziale che attraverso queste strategie posso fare un 6x, 10x, magari facendo diventare la mia azienda qualcosa di completa, accettando che la mia azienda fra 6, 7, 8, 10 anni potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso da quella che è oggi. Da chi iniziamo? Vogliamo iniziare dalle aziende e poi dagli altri? Vogliamo iniziare da te, Ferrovie? Cosa state facendo? Come lo state approcciando? Come lo state vivendo? Quindi Rita Casalini, responsabile Open Innovation di Ferrovie. Sì, funziona. Buongiorno a tutti, sì, sono Rita Casalini di Ferrovie dello Stato. Diciamo che rispetto agli esempi che hai appena presentato, siamo un po' diversi, siamo una società... Scusate, si può alzare un po' il volume di quel microfono che non si sente? Pronto? Ok, perfetto. Diciamo un'azienda storica molto grande che muove milioni di persone al giorno, lavora sia in Italia che all'estero, che ha una sua storia consolidata uguale, diciamo, tra virgolette, negli anni. Quindi fare questo passaggio, questo cambiamento non è sicuramente agile e veloce come si può immaginare. Nonostante tutto è stata creata appunto una direzione in cui c'è l'innovazione da circa 2 anni e il primo anno ha riguardato un po' alcuni temi che sono stati affrontati, quelli della comunicazione, la cultura, eccetera, eccetera, cioè cercare di far capire a tutte le persone dell'azienda quanto oggi è importante fare innovazione. Quindi quello che sta succedendo proprio nel mondo esterno è che un grande gruppo, se non guarda con attenzione, non mette quegli occhiali di cui parlava Augusto prima, si perde e rischia di rimanere fuori dal mercato. Quindi questo è stato, diciamo, con progetti diversi in ambiti diversi, quello che è stato fatto prevalentemente nel primo anno di vita della struttura innovazione. Adesso stiamo cercando invece di calare alcuni progetti e renderli più reali e quindi stiamo cercando di capire meglio quale può essere il modo per creare quel punto di unione tra questo mondo esterno che sta crescendo in maniera vertiginosa e la nostra realtà. Ci sono delle regole, delle leggi molto precise che ci vincolano in tante cose. Il tema principale è l'ingaggio della startup, no? Come portarla dentro, creare una partnership, non crearla, acquisirla, eccetera. Siamo molto bloccati in questo per le normative che ci sono, ma stiamo cercando di capire come fare, quindi per avvicinare questi due mondi. La foto che aveva messo Augusto prima era bellissima, non so se ho visto bene, l'elefante con la gazzella. Ecco, questi due mondi devono cercare in qualche modo di avvicinarsi, quindi stiamo lavorando molto su questo. Ottimo. Carmelo, Acea, ruolo assolutamente analogo, anche tu sei responsabile dell'Open Innovation, giusto? Buongiorno a tutti, Carmelo Grecef, responsabile dell'unità di Open Innovation in Acea. Unità nata ormai da un anno, sono entrato in Acea proprio con l'inizio di questa nuova modalità di lavoro che è quella dell'Open Innovation. Ho trovato un'azienda dove già di innovazione se ne faceva tantissima, ma era molto tecnologica e verticale sulle diverse aree industriali. Il mio compito, il compito della mia unità è quella di cambiare un po' il paradigma di lavoro verso l'innovazione, la modalità di lavoro. Faccio fatica a sentirti io, ma il mio è molto più forte del suo. È più vicino di così, non è difficile metterlo, me lo posso mangiare. Puoi anche urlare forse. Urla.
così va meglio, no? Sì. E quindi abbiamo portato un nuovo paradigma di lavoro all'interno dell'azienda. Quello che abbiamo fatto nel primo anno è proprio iniziare a lavorare alle basi di quella che può essere questa nuova modalità di lavoro. Da un lato abbiamo lavorato sulla cultura aziendale, quindi abbiamo fatto dei workshop dove abbiamo cercato di capire qual è l'interesse anche dei nostri dipendenti verso l'innovazione. Uno che, l'ultimo che abbiamo fatto era proprio quello dove abbiamo lanciato una sfida verso tutti i dipendenti. Abbiamo detto: immaginatevi di essere i peggiori nemici di Acea, che tipo di business creereste? Ma anche così per provocarli su quelli che sono i cambiamenti che ormai ogni azienda si deve preparare a ricevere. Abbiamo come primissima attività invece abbiamo lavorato a capire: ok, vogliamo fare innovazione in un modo diverso, abbiamo detto che vogliamo fare open innovation, qual è il modello di innovazione di cui il gruppo si deve dotare? Dopo aver fatto dei ragionamenti, a un certo punto ci siamo detti: ma perché deve sempre calare dall'alto verso il basso questo modello? Cerchiamo di capire effettivamente quello che anche i dipendenti vogliono, quello che per loro significa innovare in un modo diverso, anche perché secondo noi il valore principale, l'asset più di valore per un'azienda sono proprio le persone che ci lavorano. E abbiamo creato questo nuovo modello di innovazione in modo partecipativo, cercando, ovviamente non potevamo portare tutte 9.000 le persone, come dire, dentro una stanza, però abbiamo preso un cluster rappresentativo che spaziasse su tutti i fronti, dalla diversità di proprio territoriale, perché non siamo solo presenti come c'è nel Lazio, siamo pure per esempio in Umbria, Campania e Toscana. Abbiamo preso differenti skill ma anche differenti seniority. Abbiamo poi lavorato insieme per capire qual è il modello di innovazione. Questo perché? Perché l'innovazione deve partire dall'interno, deve partire proprio dall'azienda e dalle persone che ci lavorano. Abbiamo poi iniziato pure a cercare verso l'esterno, come giustamente dicevate prima, ok, ma chi sono le start-up, le aziende, le PM innovative che fuori ci possono aiutare a fare innovazione, a realizzare qualcosa di concreto? Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attivando dei canali di scouting. Mi riferisco per esempio al PoliHub, facciamo parte degli osservatori dello Startup Intelligence, abbiamo pure partecipato, e mi riferisco qui a Luciano, al programma Open Italy, dove abbiamo fatto due sperimentazioni molto interessanti. Adesso, come ultima cosa annunciata, la partnership con TAG, perché come dicevate prima è importante per un'azienda innovare con il territorio, no? Innovare per il territorio, e quindi quello per noi sarà il primo spazio fisico per l'innovazione di Acea. Sì, il nuovo campus di Ostiense che aprirà a breve, dopo magari Alberto ci dirà qualcosa. Quindi abbiamo lavorato verso l'interno e verso l'esterno, e l'abbiamo fatto pure in modo concreto. Abbiamo già fatto diverse sperimentazioni, nonostante siamo giovani, un anno di lavoro, ne possiamo contare circa una decina. Alcune concluse e sono rimaste sperimentazioni ovviamente, altre sono ancora in fase di sperimentazione e un paio già stiamo ragionando su come industrializzarle. Sperimentazioni che vanno, cioè, nell'ottica dell'innovazione, qualcosa di nuovo per l'azienda in sé. Per esempio abbiamo fatto una sperimentazione portando l'RPA, che non è una cosa innovativa sul mercato, però in azienda mancava come tecnologia, e l'abbiamo adottata poi su un ambiente un po' particolare, che è quello degli acquisti. Abbiamo automatizzato determinati processi. Diametralmente opposto, poi abbiamo lavorato pure con una sperimentazione con una startup, perché anche, come dire, membro della mia precedente esperienza in un altro mercato che è stato poi distrutto dall'innovazione in parte, abbiamo detto: prima che l'innovazione arriva e ci cambia le regole, quindi restiamo poi alla finestra, cosa possiamo fare? Quindi ci siamo immaginati, più che ci siamo immaginati, abbiamo cercato di rispondere a quelle che sono le direttive europee sul mercato energetico, e abbiamo fatto una sperimentazione che per capire come il mercato energetico può cambiare e come possiamo prepararci. Questa è rimasta in parte una sperimentazione perché adesso le regole del mercato non lo permettono, però c'è una direttiva europea che in fase di una redigente direttiva europea che appena sarà operativa, ovviamente poi tutti si dovranno adeguare. Quindi, per dire, stiamo spaziando un po' su tutti i fronti. Un'ultima che stiamo facendo invece, su cui già la stiamo testando, è quella di portare la formazione utilizzando la virtual reality, anche perché, come sapete, alla fine gran parte delle persone ci lavorano sul territorio anche in situazioni pericolose, dove fare formazione è meglio fare in un ambiente sicuro. Quindi stiamo cercando di spaziare su tutti i fronti per capire su come ci possiamo muovere in modo molto più veloce utilizzando l'innovazione che viene dall'esterno. Certo.
Una domanda, un'ultima, poi... un'ultima cosa, sempre per rispondere poco fa ad una delle cose che diceva Stefano, ci stiamo dotando di un fast track per permettere di lavorare molto più velocemente con le start-up. Poi per noi è anche un po' diverso, perché noi abbiamo il mercato privatistico dove è tutto molto più semplice, però poi c'è il mercato pubblicistico dove ci sono delle regolamentazioni da rispettare, però abbiamo trovato il modo per dotarci anche su quel mercato, il mercato degli appalti, di un fast track che dà in qualche modo precedenza alle start-up. Ti faccio una domanda, poi magari riprendiamo anche Rita, eccetera. Posso permettermi di chiedere se quali sono gli obiettivi della tua struttura, del tuo incarico? Se sono obiettivi economici o solamente di, per adesso, qualitativi, eccetera? Allora, parla di obiettivi economici, penso sia una cosa molto complicata nell'innovazione, perché sfido chiunque a misurarla economicamente nel breve tempo. Quindi poi ovviamente sono obiettivi di business, perché noi tutto quello che cerchiamo lo cerchiamo partendo da quello che è il nostro piano industriale. Ovviamente abbiamo delle linee guida dette dal piano industriale, noi dobbiamo lavorare inizialmente su quelle. Poi ogni tanto facciamo pure delle cose che vanno molto oltre, come la sperimentazione di cui parlavo prima. Quindi in che senso di economiche non saprei dirti come valorizzare una sperimentazione economicamente nel breve. Sicuramente ci sono degli obiettivi di business, quello okay. Sì. Sì, sì. No, comunque ci sono dei modelli di innovation accounting che comunque si dovrebbero essere inseriti. E d'altronde, guarda, io sostengo sempre che gli obiettivi di un open innovation responsabile, eccetera, cioè dovrebbe comportarsi da come un venture capitalist. Cioè chi investe in startup investe in nulla, ma capitalizza. Beh, noi ancora a quel pezzettino di investire nelle startup ovviamente non ci siamo ancora arrivati, perché come vi dicevo siamo partiti, siamo giovani, dobbiamo fare un percorso per poi arrivare magari, spero, anche a quella fase. Sì. Carolina. Poste Italiane, Customer Innovation. Customer Innovation Hub. Allora, due cose, così mi ricollego ai due interventi precedenti. Evidentemente per noi il mondo dell'innovazione è funzionale ad accelerare, a velocizzare quelle che sono le strategie dell'azienda, no? Quindi l'azienda ha un suo piano industriale quinquennale, abbiamo quattro diverse business unit perché noi operiamo nella logistica, nei pagamenti, nei servizi finanziari, nell'assicurativo, e quindi l'innovazione è a supporto della strategia delle business unit. Non guardiamo, e qui mi ricollega ad Augusto, così setto subito le aspettative, non guardiamo early stage, perché il nostro obiettivo non è far crescere nuove idee, nuove start-up, ma è trovare delle realtà innovative con le quali sia possibile cominciare già a collaborare. E quindi da questo punto di vista tutte le attività di scouting che stiamo svolgendo su start-up che siano già operative. Il modello che stiamo adottando è un modello trasversale, nel senso che Poste, diciamo nell'ultimo anno, oltre alla costituzione di questa funzione Customer Innovation Hub, vede il lavoro congiunto con tutta una serie di altre strutture aziendali. In prima persona, ripeto, le business unit che sono i nostri clienti interni, a cui si aggiungono i sistemi informativi sia per la componente tecnologica, ma noi al nostro interno abbiamo anche un innovation lab, che è sostanzialmente la realtà che poi tecnicamente sviluppa quelle che possono essere anche delle POC o delle nuove soluzioni, e lavoriamo in maniera molto integrata con risorse umane, perché è evidente che tutto il tema del change management e della cultura per realtà grandi e complesse come Poste è fondamentale. Cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando su un tema di appunto cultura, quindi eventi, formazione, coinvolgimento dei dipendenti in hackathon. Utilizziamo lo spazio che abbiamo in partnership con Talent Garden in piazza Mazzini, ma soprattutto abbiamo raccolto i needs delle diverse business unit, che quindi sono le prime che danno mandato su cosa andare a cercare in termini di innovazione, e abbiamo fatto una ricognizione negli ultimi 6 mesi, soprattutto sul mercato italiano, con tutti i player dell'ecosistema. Quindi di fatto abbiamo guardato 470 startup, che in 6 mesi non è pochissimo, guardato nel senso fatto un'analisi preliminare. Le 470 rispetto ai business need che le unità ci avevano fornito sono stati ridotti a 78, su 28 abbiamo fatto degli approfondimenti e oggi con 8 siamo in discussione approfondita. Cosa vuol dire discussione approfondita? Vuol dire che di fatto, a seconda del contesto, noi ragioniamo poco di POC, perché devo dire la verità, l'esperienza delle POC non è un'esperienza di POC,
proof of concept con le startup, no? Perché non può essere un'esperienza positiva, perché si fa una cosa one off, le regolamentazioni che poi abbiamo fanno sì che con quelle startup non si possa continuare ad operare, quindi io personalmente non vedo la POC il modo per fare open innovation. Secondo me bisogna trovare delle realtà con le quali o si riesce a farle partecipare a un beauty contest, perché magari ci sono anche altre startup con soluzioni simili e quindi rientrano in un processo di competition, oppure quello che noi stiamo sperimentando con maggiore interesse è lo sviluppo di partnership. Quindi partnership che possono essere commerciali, partnership che possono essere di fornitura strategica, partnership che possono essere ibride. Cosa vuol dire per noi partnership? Vuol dire non ragionare in una logica cliente-fornitore, ma costruire anche un modello economico di sharing. Sharing costi, sharing investimenti, sharing revenue, sharing EBIT. Quindi diciamo il modello verso cui noi stiamo andando è soprattutto questo. Non escludiamo, ma non è la nostra strategia, investimenti in equity. Cioè gli investimenti in equity li vediamo opportunistici, case by case, tanto che non abbiamo un budget dedicato agli investimenti in equity. Chiudo sul tema dei KPI. Allora, la mia struttura non ha assegnati in maniera formale dei KPI specifici. Noi abbiamo, come dire, un piano che abbiamo presentato all'amministratore delegato di attività, rispetto al quale diamo degli avanzamenti. Però al nostro interno, noi rispetto alle differenti attività che dobbiamo fare da piano, ci siamo dati dei nostri KPI. Quindi il mio team sa che abbiamo un certo numero di eventi che dobbiamo andare a fare, abbiamo un certo numero di startup che all'interno del funnel dobbiamo portare. Quindi ci siamo dati un nostro sistema di misurazione che è anche un po' un test, no? Perché poi chi opera in questo settore sa che non è proprio matematico, no? Non parliamo di EBIT, non parliamo di ROI, non parliamo di ricavi. E quindi è anche un po' una sperimentazione da parte nostra provare a misurarci su dei KPI sui quali noi ci misuriamo, e quindi non c'è una misurazione ufficiale da parte dell'azienda. Ma bisogna arrivarci. E però è come, tutte le cose. È diventata veramente un elemento strategico. Però è come tutte le cose, voglio dire, un percorso, e deve essere un percorso coerente con quelli che sono gli obiettivi, se no possiamo darci N KPI, farli, bucarli, ma non serve a nulla. Io su questo, come dire, sono convinta che bisogna definire delle cose coerenti con gli obiettivi e non semplicemente dire no, che viene dato un sistema di misurazione, perché poi spesso, non parlo solo di innovazione ma in generale, non è detto che i sistemi di misurazione siano motivanti e portino al raggiungimento dell'obiettivo ricercato. No, sì, assolutamente sì, soprattutto in Europa, in particolare in Italia, siamo ancora agli inizi, veramente agli inizi. Non c'è dubbio. Quindi agli inizi è difficile definire degli obiettivi, soprattutto economici, e soprattutto all'inizio la struttura, il fatto che la strategia di Open Innovation sia definita una struttura a parte e non sia ancora inserita nelle strutture, deve diventare un processo normale. Cioè tutte le strutture aziendali dovrebbero lavorare in termini di ottica di innovazione aperta. Che è quello che io le stavo raccontando, no? Ancora una funzione dedicata vuol dire che è una cosa che deve essere spinta, formata, creare cultura e quant'altro. Quindi dobbiamo lavorare sopra questo, ma diciamo che bisogna puntare, a mio parere, sempre a prima o poi ad avere un ruolo di importanza economica, avere degli obiettivi economici. Ma non c'è dubbio, è come il digitale, no? Quando c'è il digital chief officer all'interno di un'azienda, no? Il digitale deve essere in ogni funzione, deve essere in ogni business unit, no? Deve essere parte dell'azienda. Stessa cosa dovrà essere anche per il tema dell'innovazione, dove secondo me bisogna anche andare un po' oltre, no? Il termine delle start-up, cioè quello che interessa sono aziende innovative che hanno delle soluzioni innovative, sono start-up, sono PMI, ma ben vengano delle PMI innovative con le quali poter fare business. Certo. Passerei a Massimo, Engineering Chief Innovation Officer. Voi invece come approcciate, come vedete, cosa state facendo? Allora, buongiorno a tutti. Cioè, innanzitutto come Engineering... Allora, engineering vendete servizi ad altre aziende oppure state applicando strategie di open innovation per migliorare la vostra, diciamo, offerta, servizi? Entrambi. Due parole, giusto due, su engineering, che è il più grande e importante gruppo di system integration in Italia. 1 miliardo e 200 milioni di ricavi nel 2018,
11.000 dipendenti e 50 sedi in tutto il mondo, quindi stiamo parlando di un'azienda molto grande e ormai multinazionale sostanzialmente. L'innovazione è parte del nostro DNA, non è uno slogan, ma lo è talmente tanto che abbiamo 420 ricercatori che si occupano tutti i giorni di fare progetti di ricerca. E in più abbiamo 250, forse sono anche un po' di più ultimamente, innovatori, che sono persone all'interno delle diverse linee di business del gruppo che si occupano di fare innovazione e quindi di portare innovazione a tutti i livelli, di far girare la conoscenza e l'informazione sulle tematiche di innovazione all'interno di tutta l'azienda. Quindi si torna un po' al tema della cultura che ho sentito citare più volte questa mattina, quindi la cultura dell'innovazione. Cosa significa per noi fare innovazione? L'innovazione è generare valore partendo dalle idee attraverso un processo. E il valore che generiamo, che cerchiamo di generare, non è soltanto per noi, ma è anche per i nostri 1200 grandi clienti, che siccome noi lavoriamo in un mercato completamente B2B, poi diventa sostanzialmente anche un valore per il cittadino nel momento in cui noi lavoriamo per la pubblica amministrazione e per il consumatore nel momento in cui lavoriamo per aziende, diciamo, che vendono i loro prodotti e servizi sul mercato. Quindi l'innovazione è quella leva che ci consente di generare business per il domani, perché se oggi noi facciamo i nostri ricavi grazie alle noiosissime attività mainstream, un po' come tutti, i ricavi di domani li faremo soltanto attraverso l'innovazione di oggi. E questo vale un po' per tutte le aziende. Non dimentichiamo che le aziende che non investono in innovazione o hanno mercati molto particolari oppure sono destinate nel breve periodo a vedere erosa la loro marginalità, la loro presenza sul mercato. L'open innovation la facciamo in molti modi e soprattutto la relazione con le start-up ce l'abbiamo fondamentalmente in due modi. Il primo modo è coinvolgere le start-up insieme anche ai nostri clienti all'interno dei progetti di ricerca. Noi abbiamo circa 70 progetti di ricerca attivi e questo ci consente sostanzialmente di realizzare noi insieme ad alcuni partner e insieme anche a partner accademici e centri di ricerca delle cose che vanno al nostro cliente con l'utilizzo delle start-up che solitamente portano sul mercato soluzioni molto innovative e con una parte più vicino di questi, al microfono. E con una parte di questi costi, diciamo, che viene sostenuto da qualcun altro. E quindi questo è un modello che ci aiuta moltissimo. L'altro modello con cui coinvolgiamo le start-up è aiutare le start-up a diventare parte del nostro portfolio. Quindi quando noi andiamo insieme ad alcune nostre startup dai nostri clienti, non aiutiamo la startup a vendere il suo prodotto, perché questo sarebbe una cosa poco rilevante per il nostro business, ma la startup diventa proprio parte dell'offerta del gruppo engineering. Questo significa che non essenzialmente il prodotto della startup, ma anche la conoscenza, anche il modello di business, anche tutto quello che la startup riesce a portare in termini di conoscenza e innovazione. Quello che ci interessa è realizzare un vero e proprio ecosistema della contaminazione, attraverso cui i rapporti tra azienda, tra engineering e le startup ci consentono di contaminarci reciprocamente e quindi imparare tutti a fare meglio le cose che facciamo di solito. Grazie mille. Farei un salto adesso, passerei più a Luigi Campitelli di Lazio Innova, Open Innovation Hub. Come, insomma, abbiamo sentito queste esperienze, le conoscerai bene, immagino, Roma, poi sono tutti ambienti piccoli, come al solito sembra che, ma poi ci si è sempre in pochi che ci si trova sempre. Qual è il ruolo di Lazio Innova e cosa sta facendo Lazio Innova proprio da questa prospettiva di Open Innovation? E cosa fate nello specifico dell'Open Innovation Hub? Io comincerei facendovi ascoltare cosa dicono alcuni dei nostri partner in alcune delle prime micro esperienze di Open Innovation che abbiamo realizzato, e a quello mi aggancerei. Se mi fate partire questi 30 secondi di video, per favore. Nuovi canali, come si guarda
Ecco, vi ho selezionato tre. Tutto a posto. Vi ho selezionato tre esempi abbastanza differenti. Tieni che il microfono più vicino possibile. Che vi, va bene così. Che hanno l'obiettivo di evidenziarvi come lo spettro delle azioni sia uno spettro abbastanza ampio. Perché poi il nostro vincolo è quello che è scritto nel nostro nome, Lazio Innova. Noi siamo tenuti a essere in grado di contribuire a generare processi di innovazione all'interno di questa regione, del contesto produttivo di questa regione, e lo siamo essendo un'azienda che da un lato ha messo in campo strumenti di capitale di rischio che molti di voi conosceranno, 60 milioni di fondi regionali moltiplicati per due con il contributo dei partner, degli investitori selezionati, due deal già sottoscritti, altri tre in corso di sottoscrizione. Ma dall'altro lato è la stessa azienda che poi gestisce una rete di cosiddetti spazi attivi, quindi una rete di 10 strutture su tutto il territorio regionale, che poi sono incubatori certificati, con una comunità di 140 soggetti che all'interno di queste strutture operano, tra start-up incubate e aziende associate. E quindi siamo l'azienda che deve collegare questi due punti, cioè deve essere in grado di fare in modo che il processo di finanziamento di iniziative, progetti innovativi avvenga all'interno di un'azione costante di scouting che in maniera circolare coinvolga l'elemento di porti avanti quell'elemento di complementarietà che è stato espresso all'inizio, ossia coinvolga l'impresa che vuole innovazione, coinvolga la startup che vuole mercato. Da questo punto di vista, ecco il senso di questa sperimentazione che dicevo, le 10 esperienze di Open Innovation Challenge che abbiamo realizzato in poco più di un anno, secondo uno schema molto semplice, è uno schema che su cui stiamo lavorando anche con Ferrovie, peraltro, esattamente in questo momento. Uno schema che chiede fa un patto tra noi e l'impresa che ci esprime una domanda di innovazione, lanciamo una call e chiamiamo dei team che esprimano delle soluzioni che siano in qualche modo collegate a questa domanda di innovazione. C'è una sfida, quindi c'è un premio anche in denaro che è alla fine della corsa, per così dire. Ci deve essere l'impegno nostro con i soggetti dell'ecosistema di mettere un'attività di coaching all'interno di questo percorso. Ci deve essere l'impegno da parte dell'azienda di seguire il percorso di crescita e essere disponibile a valutare le forme di collaborazione più ampie possibili. Qui non mettiamo alcun limite. Il limite non deve essere necessariamente quello di acquistare, il punto d'arrivo non deve essere necessariamente quello di acquistare la soluzione dell'impresa, non deve essere necessariamente quello di investire nell'impresa, non deve essere necessariamente quello di fare degli accordi di partnership di vario tipo. Possono essere tante cose, lasciamo l'impresa libera di valutare, chiediamo solo onestà intellettuale. Queste esperienze a che ci servono? Ci servono a costruire questi percorsi di contaminazione, è stato detto. E il passaggio per noi rappresenta quest'anno è poi un passaggio del superamento della logica sperimentale, dicevo, 10 esperienze realizzate dalla fine del 2017 ad oggi, al costruire
un percorso in qualche modo strutturato in cui il dare continuità anche in relazione alle diverse caratterizzazioni che ha il territorio regionale, dare continuità a queste azioni anche facendole essere il frutto di momenti di approfondimenti. Stiamo lanciando laboratori di microinnovazioni e sector challenge perché pensiamo di dover scavare ancora più in profondità, coinvolgere filiere e aree di bisogno anche del, faccio un esempio, stiamo lanciando a Latina una cosa che si chiama Latina Smart City, per cui proprio in queste settimane è in atto un percorso di consultazione con i cittadini che deve perimetrare la tematica intorno alla quale poi costruire una iniziativa, lanciare una vera e propria challenge. A valle di questo momento di consultazione c'è il confronto con i soggetti, uno dei temi sarà quello della mobilità, il gestore del trasporto pubblico locale sarà tirato a bordo, che poi non è la municipalizzata ma è un'azienda, certo. un raggruppamento di imprese che gestisce l'appalto del trasporto pubblico locale sul territorio, verrà tirata a bordo perché dalla domanda del cittadino lo trasformi in determinate soluzioni e da lì nasce la challenge. Quindi il nostro obiettivo è, avete presente i cruciverba, collegare i diversi punti, perché abbiamo bisogno di essere in grado di operare come lievito per la generazione di innovazione all'interno del territorio, certo. Stimolando tutti gli altri attori dell'ecosistema e generando collaborazione con tutti quanti gli altri attori dell'ecosistema, perché nel momento in cui noi mettiamo i premi in denaro sulle iniziative, mettiamo un chip che poi è il primo gradino rispetto a cui ci sono gli altri strumenti finanziari che abbiamo, certo, messo in campo, e dall'altro lato quando mettiamo in campo iniziative di coaching e di accompagnamento non siamo noi ma sono i soggetti, come dire, gli esperti dell'ecosistema che vengono a lavorare con noi e che quindi mettiamo all'interno del circuito. No, molto interessante. La Zinnova, non lo dico perché sei tu qua o siamo a Roma, è veramente una best practice in termini non solo in Italia ma anche all'estero. Però vi lancio la challenge. Prego. Avete fatto un portale per applicare i bandi molto bello, semplice, firma digitale, tutte la marca da bollo. Quando riuscirete a togliere la marca da bollo? Vi ho lasciato il challenge, secondo me è quello più difficile tra tutti. È così, siamo consapevoli. È che una battuta, no, ma al di là della battuta, sono qui e devo mettere la faccia Mi è capitato proprio settimana scorsa. Anche su questo ho aspetto. Detto, complimenti Lazio 9, un portale veramente ben fatto, tutto digitale, firma digitale, eccetera, arrivi all'ultimo step, marca da bollo, no, che devi uscire, fotocopiare, eccetera. È una battuta. Ci sono dei vincoli di legge, ma ci deve essere anche la capacità da parte del soggetto pubblico di essere consapevole del fatto che l'innovazione la deve costruire anche al proprio interno, accompagnando quei processi di cambiamento culturale anche al proprio interno. E questo era quello che volevo dire, cioè, perché comunque si fanno cose fantastiche, molto bene, ma la barca da bollo, quella sarà difficilissima. Grazie mille. Luciano, Elis, Consorzio Elis, una realtà storica qua a Roma e di valore. Avete lanciato un progetto Open Italy ormai da 2 anni? Questo è il terzo. È il terzo anno, un progetto veramente importante che coinvolge molti ma molti altri, e voi fate questo ruolo di sollecitare, coordinarlo, eccetera. Come sta funzionando questo programma e come la vedi tu un po', come sta andando l'Italia su queste strategie di Open Italy, le aziende italiane? Allora, intanto grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo un consorzio di grandi aziende, quindi 70 grandi corporate consorziate
3 anni fa da un'idea di Gianni Armani, l'ex AD di ANAS, è partito questo progetto che voleva sfruttare appunto la parte di ecosistema delle grandi corporate, quindi ragionare insieme su cosa poter fare con l'ecosistema dell'innovazione italiano. E quindi è nato questo progetto che abbiamo definito di Open and Collaborative Innovation, perché oltre ad avere la parte open verso l'esterno, quindi verso il mondo dell'innovazione, quindi parliamo di startup, parliamo anche di PMI, perché per noi rientrano in target tutte quelle aziende innovative che non abbiano più di 8 anni dalla loro costituzione, quindi entra un largo range di aziende innovative. Però volevamo anche creare uno strumento di collaborative innovation tra pari, cioè tra corporate, quindi poter scambiarsi, fare sharing di best practice e confrontarsi su dinamiche di acquisto. Abbiamo parlato di fast track, abbiamo parlato di sistemi di scouting, abbiamo parlato di tante cose. Volevamo anche offrire alle grandi corporate un posto dove poter scambiare queste esperienze, proprio per migliorare, no? Prima, sentendo appunto gli interventi di Stefano e di Augusto, no? Una cosa che manca è l'esperienza l'uno dell'altro, cioè corporate startup, no? L'esperienza la fai facendo cose. E quindi il progetto è nato per cercare di scaricare a terra progetti reali. Quindi l'iniziativa è nata, il primo anno sono stati fatti 10 progetti di coinnovazione, il secondo ne abbiamo portati a terra 15, quest'anno ci auguriamo che possano crescere. E quindi 15 progetti di coinnovazione con una metodologia ben precisa, quindi 12 settimane per arrivare a un testing del prodotto servizio dell'impresa innovativa, che poi è una customizzazione su richiesta corporate, quindi sostanzialmente si nasce con un'idea e poi si va a customizzare questa idea. La metodologia è ben precisa, ci avvaliamo dei nostri partner per fare queste 12 settimane, quindi per arricchire con l'esperienza dei partner che tutti i giorni hanno a che fare con questo mondo e portare a terra risultati in 12 settimane, in maniera tale poi di fare anche un lavoro successivo, cioè quello di discutere su come è andata queste 12 settimane di progetto, no? Qui abbiamo fatto progetti con Acea, con Poste, con Ferrovie, no? Il fatto di potersi scambiare, no? Cosa è andato bene e cosa è andato male, ma anche il dopo sulla commercializzazione, sulle difficoltà, no? Noi abbiamo raccordato anche tutti i capi acquisti delle corporate per portarli allo stesso tavolo e dire ok, ma come le portiamo a bordo il processo di commercializzazione una volta che l'ingaggio ha funzionato? E quindi stiamo continuando a ragionare su appunto queste logiche. Quindi è Open and Collaborative Innovation, progetti, quindi learning by doing, facciamo le cose in maniera di cercare di ridurre quel gap proprio di consapevolezza tra il mondo dell'innovazione e il mondo corporate. E l'altra cosa che mi piace dire è molte volte poter fare progetti di coinnovazione tra più corporate. Questo è un qualcosa che a noi piace molto e che facciamo a livello consortile da sempre, cioè mettere insieme anche corporate a lavorare congiuntamente sull'innovazione, non è facile. L'anno scorso abbiamo portato avanti 5 progetti con più corporate, ne cito 2 perché Carmelo è qui. Acea ha fatto un bellissimo progetto con Indra e Cisco, quindi 3 grossi player, Indra e Cisco. Quindi 3 grossi player che si sono messi insieme per testare una soluzione sulla blockchain for energy. Quindi avevamo una startup, in quel caso anche un centro di ricerca, 3 grandi corporate, in 12 settimane è nato un progetto che oggi sta andando a brevetto, quindi è un qualcosa di molto interessante. Quindi anche questo effetto di poter lavorare insieme, no? In quel caso c'era un cliente, c'era un system integrator, c'era un fornitore di tecnologie, per capire e mettere a terra in poco tempo un progetto di innovazione che coinvolge poi dei soggetti innovativi quale una startup, perché poi loro avevano appunto preso la soluzione di una startup. Quindi open innovation, anche collaborazione tra aziende,
aumentarla, inserire altri elementi, cioè aprirsi comunque all'esterno. Corretto. Degli attivatori di apertura. Corretto, corretto. Vogliamo scaricare a terra progetti. L'ultima battuta che do era sulla cosa che diceva appunto Carolina, che molte volte come portiamo valore per l'ecosistema dell'innovazione, quindi per le start-up o le PMI. Non è la commessa, non è il POC, molte volte si attivano percorsi condivisi per dire dove il marketplace delle grandi corporate viene utilizzato da queste startup, no? Certo. Che è già per loro è molto di più di una commessa. Poter andare sul marketplace di un soggetto come Poste o di Ferrovie dà a loro un qualcosa che non gli darebbe nessun altro. Certo. Quindi i percorsi di collaboration possono essere vari, può essere R&D che fanno insieme, come nel caso appunto di Acea, può essere marketplace congiunto, le formule sono varie e anzi per me c'è ancora tanto da sperimentare. Diciamo, da sperimentare. L'importante è essere sul pezzo. Sì. Ho lasciato per ultimo Digital Magics e Talent Garden. Digital Magics, voi investite in startup, accelerate startup, come vi relazionate, come riuscite a supportare le aziende ad attivare strategie di open innovation? Intanto buongiorno e grazie per Gianmarco, l'invito ancora. A te lascio per ultimo, giusto? Ma allora, intanto Digital Magics fa questo mestiere da 15 anni, quindi nasciamo, come dire, con una vocazione che è quella di supportare l'innovazione prima ancora che fossimo un incubatore certificato. Ci siamo quotati in borsa per sostenerci, perché comunque ovviamente è un modello di business sostanzialmente basato sulle exit, e quindi questo è un altro tema legato, no, a come portare avanti il tema dell'innovazione a partire dalla sostenibilità che ogni azienda deve comunque avere, di cui deve tenere conto. Siamo un incubatore che ha avuto la fortuna di investire su Talent Garden 5 anni fa, e questo è un interessante track record, nel senso che poi, parlando proprio di KPI, la cosa interessante, guardando, no, poi a questi punti di riferimento come possiamo essere noi e tanti altri soggetti che questo mestiere lo fanno veramente sul serio, è anche legato alla possibilità, alla capacità, se vogliamo, di scegliere o comunque di individuare quelli che possono essere dei progetti che nel tempo, no, dimostrano la loro scalabilità e la loro capacità di crescere molto rapidamente. Quello che noi abbiamo capito, perché il tema dell'open innovation, al di là delle bellissime, diciamo, slide e della teoria che tutti quanti abbiamo potuto apprendere, e dal nostro punto di vista è molto pragmatico e esperienziale. Cioè, noi abbiamo capito che si chiamava Open Innovation quando abbiamo iniziato a lavorare con le nostre startup nella logica di aiutarli a fare business e quindi non solo e non tanto, no, a fare raccolta di capitale avendo a che fare tutti i giorni con il mondo, diciamo, del venture capital, ma soprattutto direi avendo la capacità di individuare quelle che possono essere le aziende per le start-up. Siamo partiti così, no? Guardando noi stessi e cercando di portare valore aggiunto. Dopodiché abbiamo capito abbastanza rapidamente che questo circolo virtuoso che faceva sì che le nostre start-up, noi abbiamo 62 start-up incubate, attive in questo momento, molte di più ovviamente pensando anche a quelli che sono i write-off, perché un'altra delle cose che bisogna dire, tenendo conto del concetto dell'onestà intellettuale che ho apprezzato tantissimo, è che non tutte ce la fanno e quindi ci sono i cosiddetti write-off, e quando una start-up non funziona bisogna avere il coraggio, come dire, di smettere, no? Sì, di guardarsi negli occhi con gli start-upper e dire non può funzionare, no? Abbiamo capito a un certo punto che questo processo virtuoso, se fatto bene, seriamente, con competenza, non voglio tornare su quei concetti che sono stati molto ben espressi, perché ci vuole molta competenza e consapevolezza di quello che si sta facendo, altrimenti i KPI poi non si riescono a raggiungere. Abbiamo capito che se, diciamo, ribaltavamo specularmente il nostro approccio parlando con le aziende,
iniziando un racconto, no, che parte dal fatto che oggi in Italia esiste un ecosistema brillante in termini di innovazione, che esistono talenti. Talent Garden è la punta, diciamo, dell'iceberg di quello che c'è effettivamente in Italia in termini di innovazione. Parlando alle aziende di un mondo molto bello e molto concreto, però, che tipicamente loro non riescono a vedere tutti i giorni per tanti motivi, abbiamo capito che le aziende convinte, diciamo, di un meccanismo che poteva essere quello di guardare, no, all'innovazione per linee esterne, quindi andando a cercare all'esterno quello che poteva essere un obiettivo definito inizialmente, e qui ancora l'onestà intellettuale, stabilire l'obiettivo con l'azienda è fondamentale, altrimenti poi non si riescono a trovare i giusti KPI, i giusti risultati, i giusti progetti. Parlando con queste aziende abbiamo capito che era veramente un circolo, no, che poteva essere ancora di più enfatizzato, perché parlando in maniera seria, onesta, cercando anche un rapporto di fiducia, dimostrando anche che le cose possono funzionare seppur siamo nel mondo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, e quindi molto onestamente io quando parlo con gli imprenditori o i super top manager dico: guardate che noi ce la mettiamo tutta, abbiamo un track record di 5 anni, abbiamo lavorato con quasi un centinaio di aziende fra grandi e medie, perché anche le medie oggi fanno open innovation. Prima si citava il Cruciverba, una delle ultime operazioni che noi abbiamo fatto è con una società che si chiama Bresi, che è l'editore della Settimana Enigmistica, per dire quanto può essere trasversale se, diciamo, condiviso un tema, che l'innovazione si può andare a cercare in funzione di quelli che possono essere gli obiettivi di un'azienda, che poi io traduco molto semplicemente in un sogno che magari l'imprenditore ha avuto e non è mai riuscito, no, a tradurre in progetto, o un mal di pancia che può avere l'azienda perché questo tema, no, della tecnologia, della digital transformation, spesso è anche un mal di pancia per le aziende. Allora, chiarito, diciamo, quello che è il contorno, e chiarito il fatto che probabilmente troveremo una soluzione, ma non è garantito, alla fine i risultati ci sono. Alla fine noi facciamo sempre, ad esempio, una, diciamo, customer survey, sia con le aziende che con le start-up, perché siamo dalla parte delle start-up prima ancora che delle aziende, nel senso che questo, diciamo, circolo funziona. Ci investite, quindi? Non solo ci investiamo, ma le aziende ci pagano quando noi facciamo open innovation, perché ci poniamo in un rapporto, certo, di consulenza nei confronti delle aziende. Ma noi alle aziende dichiariamo molto onestamente che tutto questo discorso, compreso l'investimento che loro devono fare e quello che facciamo anche noi, deve essere prodomico alle start-up. Per esempio, noi diciamo alle aziende: guarda che ti devi impegnare banalmente nel rimborsare le spese, perché queste start-up spesso non hanno i soldi, se devono arrivare dalla Sicilia e partecipare a N operazioni come queste, bisogna sostenerle, non si può pretendere che partecipino, no, sostenendosi da soli, perché siamo in quel settore lì. Spesso abbiamo sfatato anche un mito che è quello, no, ma perché date dei soldi? Perché qualche soldino aiuta, se diamo 5.000 euro, 10.000 euro, ovviamente non è quello l'obiettivo. Alla startup non servono i 5.000 euro, serve il fatto di lavorare con quell'azienda lì, quella è la promessa. Ma, no? Ma anche i 2.000 euro ti permettono di mangiare un pezzo di pizza alla fine giornata. Aiutano, cioè, aiutano. Quindi è, come dire, un tema di condivisione di quelli che possono essere gli obiettivi, di flessibilità, perché poi gli obiettivi sono tutti diversi, certo, e quindi bisogna arrivare a una soluzione che, per quello che ci riguarda, abbiamo imparato un altro pezzettino, diciamo, di attività, che è quello: una volta che abbiamo selezionato la startup, il progetto, la PMI innovativa, non finisce lì, nel senso che noi ci poniamo come ulteriore pontiere o bridge nel far sì che si arrivi effettivamente a un MVP, come si diceva prima, o comunque a un progetto che possa essere l'inizio di una vera collaborazione con l'azienda. Quindi assistiamo l'azienda e non l'abbandoniamo mai in tutto il percorso. Allora, stabilito questo rapporto di fiducia,
e facendo sì che tutte queste operazioni vengano fatte conoscere, perché il tema della cultura, dell'innovazione è fondamentale. Dico un'ultima cosa in termini di impegno: noi ci siamo anche fatti carico di organizzare tutta una serie di eventi che stanno sotto il cappello di JOIN, Gasperini Italian Open Innovation Network. Gasperini è stato il fondatore di Digital Magics, che se n'è andato prematuramente 5 anni fa, e allora a lui abbiamo dedicato il nome di questo roadshow che noi facciamo in tutte le città, toccando i temi caldi dell'innovazione, invitando un centinaio di imprenditori. Voi siete focalizzati in Italia, vero? Utilizziamo Talent Garden come location, ovviamente. Non sempre, anche qui siamo stati in tre. Voi investite in startup italiane? Sì, certo. Beh, allora noi ci focalizziamo, a parte, diciamo, Hyperloop Technologies, che forse conoscete, che è un'operazione, diciamo, di matrice americana, ma uno dei due founder è un ex socio di Digital Magics. Il nostro mantra è il Digital Made in Italy, ma perché siamo convinti che c'è tanto talento in Italia. Quindi, stavo dicendo, una volta che abbiamo portato a bordo ogni mese 100-120 persone a cui raccontiamo come si fa l'innovazione, ancora una volta facciamo da pontieri, perché invitiamo tutti, cioè tutti devono aiutarci e aiutarsi a far sì che questo tema dell'innovazione venga metabolizzato molto bene dalle aziende. E quindi invito tutti all'evento che noi facciamo ormai da 4 anni, il più importante di questo roadshow che noi facciamo a Saint Vincent, che si chiama Open Innovation Summit, molto originale ma sicuramente ben noto, dove discutiamo insieme a tutti quanti di innovazione, esattamente come si sta facendo cultura, oggi, quindi, perché non se ne parla cultura, mai abbastanza. Cultura, conoscenza, competenza. Quindi siete tutti invitati, 14 e 15 giugno. Sì, non siamo ancora in vacanza, ci si può venire. No. Grazie mille, Laila. Alberto Luna, l'ultimo, Talent Garden, realtà di particolare successo, particolare, sembrerebbe che sia un gestore di spazi, ma in realtà non è solo questo. Esatto, e sarò breve perché alcuni del panel so che si stanno ammalando, quindi vorrei, diciamo, evitare grazie mille sulla coscienza. Ringrazio molto Gianmarco dell'invito, perché questo il tema dell'Open Innovation è proprio una delle missioni di Talent Garden, che nasce nel 2011, e lo prende questo tema come valore di fondo anche grazie al DNA di Digital Magics, come giustamente diceva Laila. Che cosa fa Talent Garden? Ve lo dico in brevissimo: crea luoghi dove si fa innovazione, dove le grandi corporate incontrano piccole realtà che lavorano, piccole start-up giustamente, che lavorano sull'innovazione, imprese medie, perché nei nostri campi ci sono anche realtà come Deliveroo, quindi il più grande food delivery d'Europa, piuttosto che MyTaxi, quindi lo smart mobility di Mercedes, che chiamarli start-up è riduttivo. Una delle esperienze più di successo di cui siamo più orgogliosi è appunto il lavoro fatto con Poste Italiane, cui stiamo collaborando credo da più di 3 anni, con il campus di Mazzini che molti di voi conoscono. Qui creiamo continuamente momenti di incontro e di confronto proprio per sviluppare soluzioni per Poste, ma anche per i ragazzi, perché far incontrare la cultura strutturata di una corporate alla cultura destrutturata della startup crea spesso delle soluzioni, delle idee creative, eccetera. Apriamo adesso il nuovo campus a Roma, a Ostiense, 5.000 metri quadri. Anche lì ci saranno dentro alcune corporate importanti come Acea, che ha creduto in noi. Per esempio a Milano abbiamo una parte del team digital di Sisal, una parte del team digital di Pricewaterhouse, Eni. Questo lo cito perché proprio creiamo le condizioni, siamo dei facilitatori per creare un ecosistema dove si può fare l'open innovation. Quindi questo fa Talent Garden. In più abbiamo creato un'academy che forma sulle competenze digitali, proprio per fare cultura digitale e favorire dentro le aziende la cultura dell'innovazione. Qui, anche voi, cultura, mettere assieme, collegare i punti. Prego. Un'ultima cosa che volevo dire è che oltre appunto nel DNA di Talent Garden c'è anche una visione europea. Noi pensiamo che il sistema Italia singolo sia un po' piccolo, quindi ragioniamo in un'ottica europea. Infatti siamo in 8 stati, abbiamo 24 campus e questo ecosistema è tutto collegato.
Quindi si parla, è un mondo che si parla, quindi una realtà che viene da noi parla col campus di Copenaghen verticale sul fintech, piuttosto che col campus di Vienna o campus di Dublino, siamo dentro l'università. Questo secondo me è un'opportunità importante per tutti. Avete appena aperto a Madrid, se non sbaglio. Abbiamo appena aperto a Madrid. Esatto. Giusto? Giusto. Bellissima realtà europea, molto, ne dobbiamo essere molto orgogliosi come italiani, molto bello. Gianmarco, il padrone di casa... L'affittuario, l'affittuario per qualche giorno. Beh, padrone di casa. Roma Startup come associazione, poi hai aperto l'Open Innovation Club. Come si pone questa, perché questa associazione, perché questo progetto, ovviamente rispetto all'argomento che abbiamo detto? Allora, un secondo, una cosa collaterale, diciamo, sono sempre contento del vedere di come la comunità degli innovatori cresca e sto vedendo un bel effetto snowball sul paese e approfittavo, visto che aveva promesso di fare un giro e di salutare e congratularmi con l'amico Ruggero Recchioni, che è stato nominato una settimana fa Chief Innovation Officer di Terna. Quindi congratulazioni Ruggero e grazie di aver trovato il tempo di venirci a trovare già nei primi giorni della nuova carica, che immagino il tempo, le cose che avrai da fare. Ma allora Roma Startup è un'associazione, adesso mi stavo domandando bene come sintetizzare effettivamente quello che facciamo ascoltando anche tutti, ma Roma Startup fondamentalmente fa una cosa che è quella nell'ambito del processo di maturazione e penetrazione della cultura dell'innovazione in questo paese, è quella che tenta continuamente di alzare l'asticella, no? Purtroppo anche qui impariamo noi stessi, l'anno prossimo saremo sempre qui ma metteremo le sale a maggiore distanza l'una dall'altra, quindi alzare l'asticella, il concetto è questo. Perché? Perché la cultura dell'innovazione in realtà è un qualche cosa che si declina come attività anche attraverso diversi gradi di azione, no? Quindi noi ci confrontiamo tantissimo con l'estero, Roma Startup va tantissimo in giro per il mondo a conoscere e a collegarsi con gli hub. Ieri ad esempio avevamo, ieri mattina, un panel bellissimo che era quello sulla creazione degli startup ecosystem e in realtà c'erano persone che erano tutte per la prima volta a Roma, ma che noi in realtà conoscevamo benissimo, sono amici, colleghi con cui ci confrontiamo continuamente, come appunto le persone che fanno ecosystem building ad Amsterdam, a Madrid, a Londra, in Cile, c'era il responsabile di Startup Cile, persone che lo fanno in Africa, in Angola, quindi tutte persone che per noi sono i punti di confronto e che ci facilitano di molto il lavoro, perché poi lasciami dire che l'Italia è dei grandi paesi, delle grandi economie OCSE, fondamentalmente quella più arretrata nella cultura dell'innovazione. Allora, confrontarci con il resto del mondo ci consente di apprendere, rubare, portare qua e poi cercare di portare, quindi mettere le cose a terra, quindi evolvere la cultura di settore in modo progressivo. Siamo ancora abbastanza indietro, nel senso che per quanto tante corporate italiane stiano maturando in questo processo, non ce n'è ancora neanche una che abbia davvero aperto tutto il ventaglio delle azioni di open innovation che si dovrebbero avere in una strategia matura, in una strategia completa, no? Quindi noi cerchiamo di alzare l'asticella continuamente e di far allineare a quel punto gli stakeholder dell'innovazione nel parlare un linguaggio comune, nel sapere quali sono le pratiche che vanno introdotte. Quindi siamo quelli che ad esempio nei primi anni dell'avvento del mondo startup in questo paese eravamo quelli che sparavano contro gli eventi che mettevano le startup sul palco solo per finalità di marketing, per esempio, no? E quindi non essendo un operatore commerciale, essendo un'associazione, ci potevamo permettere di fare delle critiche molto più accese di quelle che magari potrebbero fare altri soggetti che poi però in qualche modo devono campare, quindi devono vendere. È un mestiere che viene
bene a te. Il pierino, fare il pierino ci è sempre venuto molto bene, devo dire. Però finché continuiamo poi ad essere gli interlocutori ascoltati, significa che questo ruolo del fare una critica costruttiva in qualche modo poi diciamo ci viene riconosciuto come utile. E quindi una delle cose che abbiamo deciso di cominciare a fare un anno fa, pure questa l'abbiamo rubata dall'estero, nell'ambito dell'associazione fare l'Open Innovation Club, che in realtà non è niente di particolare, è un chapter nelle attività dell'associazione riservato alle corporate, che cerchiamo di mettere insieme con una certa regolarità facendo degli incontri itineranti presso le sedi delle corporate associate che hanno delle attività di Open Innovation in essere, per far fare una cosa che normalmente non avrebbero mai fatto, condividere, quindi raccontarle tra simili in assenza di proponenti commerciali, quindi le corporate possono anche abbassare la guardia, con una regola di riservatezza su quello che viene detto e condiviso, e creiamo le condizioni per cui, per esempio, no, è successo in Ferrovie dello Stato, è successo in Poste Italiane, in cui no, ci fossero altri soggetti, altre corporate simili ad ascoltare quali erano le azioni e le strategie messe in campo, anche gli errori, vada bene, quegli incidenti, soprattutto quelli, perché sono quelli da cui si impara, quindi mettere insieme questi soggetti per favorire il coapprendimento tra simili. Ecco, questo funziona infinitamente di più di tentativi di formazione da parte dei consulenti, che vengono sempre visti come c'è qualcuno che mi vuole vendere qualcosa da parte della corporate, e che noi quindi utilizziamo per alzare il grado di coscienza e di conoscenza da parte delle corporate di quelle che sono delle buone pratiche e delle cattive pratiche, certo, di innovazione, e in questo modo poi favorendo anche, lasciami dire, poi invece la fluidità di quello che poi viene dopo, che non ci riguarda, che è il mercato dell'innovazione, quindi anche il rapporto stesso tra le corporate e i consulenti e tra le corporate e startup viene facilitato dal fatto che le aiutiamo a crescere la propria confidenza con tutto questo comparto. Quindi Roma Startup fa semplicemente questo, lo fa gratuitamente, lo fa nel suo modello, che è quello. Beh, non è semplicemente, non penso semplicemente, perché penso sia complesso. Cosa? Tu hai detto facciamo semplicemente questo. Ritengo che non sia semplice, quindi i miei complimenti anche a te per mettere in piedi. Insomma, organizzare un evento di questo genere penso che sia molta, molta fatica. Quindi, grazie. Faticosino, grazie. Grazie mille, Gianmarco. Ho dimenticato qualcuno? No? Tutti? Allora, io vi ringrazio e abbiamo un'ultima opportunità di sentire Federico Palmieri. Ah, eccolo. Che ci parterà di Corporate Venture Capital Models. Eh? Questo è uno degli elementi che mancano ancora davvero nel paese, lo fa quasi nessuno, quindi io pregherei tutti i panelisti di trasformarsi anche un po' in spettatori, perché... Certo. Quello che dicevo prima, cioè l'accountability dell'innovazione in azienda non può che passare dai modelli di cui lui è esperto. Perché questo è. Quindi ascoltiamolo e soprattutto impariamo da loro. Grazie mille a tutti. Per oggi proprio di questo parleremo di come una corporate, come una media impresa può investire in una startup non solo attraverso dei capitali, ma anche attraverso un supporto che può derivare da tutta una serie di attività che fa la corporate nei confronti della startup. Per cambiare slide, come posso fare? Nell'esperienza precedente dicevi di cambiare slide e si cambiava. Qua ci dovrebbe essere... Proviamo con questo? Prova un po'. Sarà così? No? Così. Ah, ok. Ecco, perfetto. Il verde. Ok. Sì, intanto appunto una breve presentazione di me. Io sono appunto un giovane imprenditore di 24 anni che ho fondato questa società 3 anni fa e con una grande passione nel mondo delle start-up e una grande passione per voler appunto innovare quello che è un settore, il settore degli investimenti in start-up. Intanto un passo indietro, breve presentazione su cos'è il venture capital e quali sono e come funzionano gli investimenti a carattere finanziario
di una SGR, di una società di gestione del risparmio nei confronti di una startup. Questo fondamentalmente è come funziona un fondo di venture capital. Funzionano attraverso un processo di fundraising inizialmente sulla società che gestisce i fondi, successivamente uno scouting, una valuation dei progetti, per poi andare a investire e avere un portfolio companies di opportunità di investimento interessanti che poi hanno un modello di business, il fondo ha un modello di business basato sul disinvestimento, sull'exit di quei progetti. Questo è invece proprio le sequenze di come funziona un fondo di venture capital. Quindi si parte sempre da uno screening di progetti, da uno screening di opportunità, per poi arrivare a una valutazione di quelle che sono le opportunità di investimento e arrivare a investire effettivamente sul progetto, per poi andare appunto alla fase finale di una trattativa, che è appunto la parte di closing di un'operazione. BitsPlace ha rilevato il suo ruolo fondamentale nella parte di screening, perché appunto ai fondi arrivano tanti, tanti progetti che non sono per nulla in target con quello che loro cercano, con quello che loro vogliono. Questo è il venture capital, ma tanto, tanto tempo prima nasce il corporate venture capital, che in realtà non è una branca del venture capital come pensano in tanti, ma è un qualcosa che nasce addirittura negli anni 60, quando aziende come DuPont, Purina, iniziano a capire che per innovare, per andare avanti con il reparto R&D, reparto ricerca e sviluppo della loro azienda, serviva investire su startup. Perché? Perché al contrario del venture capital, il corporate venture capital non investe in startup per motivazioni puramente finanziarie, ma sono investimenti più a carattere strategico, più a carattere commerciale rispetto a investimenti di tipo finanziario. Il Master of Corporate Venture Capital, che è un libro appunto che ha introdotto questa scienza, rileva oltre 53 motivazioni per investire su una startup, il venture capital una sola. Quindi capite che è una scienza molto molto più ampia. Poi abbiamo avuto una seconda ondata dove colossi come Intel, come Motorola, come Colgate Palmolive hanno iniziato a investire in startup sempre più pesantemente. E oggi vediamo la quarta era, stiamo vivendo appunto, del corporate venture capital, dove fondi come appunto, guardate qui, aziende che tutti noi conosciamo come BMW, come Volvo, come Google, Pfizer, tante hanno dei fondi di corporate venture capital interne. Ma cosa si intende? Come entrano loro nel capitale? Loro entrano nel capitale di startup, possono farlo attraverso tanti metodi, ma il primo è sicuramente investire in minoranza delle quote, prendere alcune tecnologie e sviluppare internamente quei processi. Vi faccio anche appunto, ecco qui diciamo è un'altra tipologia di investitori, o meglio sono classificati per fasi di sviluppo di una startup in cui investono e ovviamente il controllo che hanno. Vi faccio anche appunto un breve esempio prima di vedere questi numeri. Noi stiamo chiudendo un'operazione, se vogliamo così chiamarla, di CVC in panorami non troppo lontani. Abbiamo una startup cremonese che produce pedali innovativi, pedali che quando il ciclista va sulla bici raccoglie dati, raccoglie analytics, trae queste informazioni e poi il ciclista ha l'occasione di poter appunto vedere questi dati. Questa startup ha un enorme bisogno di ovviamente avere un partner che lo supporti. Non siamo andati dall'azienda più grande al mondo che produce bici, non stiamo parlando di miliardi, aziende miliardarie o di panorami lontani dal nostro, ma l'abbiamo portato da una media industria campana attiva dal 1923, che con loro abbiamo strutturato operazioni di investimento prima di tutto finanziario, ma poi abbiamo supportato il gruppo campano che produce biciclette da oltre 100 anni nel iniziare a costruire le prime biciclette con questo pedale innovativo. Ecco, qui vediamo come ci sono diverse sinergie, non tra Google o Samsung che investono, non nella Silicon Valley, ma in Lombardia e in Campania. Adesso, la media impresa ha innovato sulla sua gamma di prodotti, avendo all'interno un prodotto e una startup. Ma immaginate quel pedale, quanto tempo ci avrebbe messo e quanti soldi ci avrebbe messo a farselo internamente? Troppo. Quindi, diciamo, è una scienza che funziona molto molto bene, anche su esempi alla portata di tutti i giorni. Qui, come potete vedere, il numero dei deal cresce in continuazione, il numero anche delle operazioni, sia in termini di numero che in termini proprio di capitali raccolti, crescono sempre di più. E queste appunto sono le differenze di obiettivi che, come vi dicevo prima, da una parte abbiamo le società di gestione di risparmio, che sono fondamentalmente più orientate a un ritorno finanziario, mentre il corporate ha più un ritorno di tipo strategico e commerciale. Vi faccio appunto insomma qualche breve esempio, anche il fatto di
avere l'holding period, ossia il mantenimento delle quote tra un fondo e una da parte del fondo di una startup, con un venture capital può arrivare a 5, 8, massimo 10 anni, ma è già tanto, siamo solamente in un orizzonte temporale di 5, 8 anni. Il corporate venture può essere anche open-ended, può non avere limiti, può essere infinito il periodo in cui tiene le quote di una startup, anche perché è molto labile e sottile il limite tra corporate venture capital ed M&A in certi casi, quindi processi di fusione e acquisizione tra aziende. Qui appunto faccio brevemente insomma un altro riepilogo su quali sono le motivazioni, i numeri delle motivazioni per cui una corporate investe su una startup. Quindi ecco, le motivazioni sono parecchio diverse. Adesso non so quanti di voi già conoscevano questo panorama, questo settore, però insomma più o meno ecco è quello anche gli obiettivi e cosa cerca la corporate poi in una startup. Cosa fa Bitsplace per le startup? Noi siamo stati tra i primi ad assumere competenze molto molto verticali, sebbene molto giovani, per questo panorama qua, aiutando da una parte startup ad avere un partner che aiutasse nel comprendere le esigenze che hanno loro, le esigenze che hanno nel trovare o identificare una corporate, ma soprattutto come faccio io a far capire una corporate che sono indispensabile per lei, indispensabile per il suo business e per i suoi prodotti finanziari? Lo faccio attraverso appunto dei lavori che noi facciamo di documentazione, di strategia, ma soprattutto studiamo a livello numerico quanto il prodotto della startup può impattare nel business della grande azienda. Per esempio, un anno fa seguì una startup che produceva una macchina per produrre la mozzarella in casa e abbiamo studiato quanto il suo business poteva impattare su Granarolo, che voleva investire sulla startup. Questo spiegato in maniera molto molto breve. Ovviamente anche per le corporate, le aiutiamo, diamo supporto alle corporate nel individuare opportunità interessanti e trovarsi già startup che sono in target con i loro obiettivi. Quindi trovarsi già startup internamente che hanno un possibile fit tra uno dei macro o micro processi dell'azienda con la startup in sé.